Ladies and gentlemen, from the Fortress of Science Theater in Tokyo, we are proud to present the Roboto of the Year 2023. Cari amici del canale dei Roboti del Giornalista, mi sono in effetti lasciato andare un po', mi sono lasciato prendere un po' la mano, perché oggi pomeriggio mi sono divertito a creare questa intro per stasera, che la con una delle due colonne portanti del canale sicuramente definirà come qualcosa da boomerone. Da boomerone, ma naturalmente, caro Re. Ma io non l'ho neanche sentita, perché quando stai nell'anticamera non lo senti, quindi ho visto solo il suo tappetone, non so che c'era là sotto, lo sentirò domani quando mi risento la Non hai sentito? No, non hai sentito? No. Ma è favoloso, c'era anche... Non vedo l'ora, non mi anticipare. From the Fortress of Science Theater in Tokyo. Magari hai fatto una cosa carina. Mi sono preso la mano. Buonasera, va bene. E buonasera a tutti i nostri amici. Buonasera a tutti i nostri amici che sono già in 145 e in effetti ci sta, perché è anche la serata più importante dell'anno, è la notte del robotto dell'anno, è quella che aspettavamo da tantissimo tempo e che coronerà un po' i nostri sogni, tutto quello che è successo quest'anno. Io voglio salutare un attimo, quella piaga di Giampo, che è il grande Giampo del canale Instagram di Mazinga Z Italia, che ci fa compagnia dalle ore 19:14, rompendoci le scatole in ogni modo, e questa è la sua forza più bella. Daniele De Giampietro, RoboGoat, Lady Gandalf, che è la prima volta che si presenta qui e sono felicissimo che sia con noi. Michele 71, grande Michele 71, amico da una vita. Koji Kabuto non lo saluto perché non c'è bisogno. Baldo Margiotta, Giovanni Ponzelli, vediamo un po'. Massimo Ghirelli, Rio Kabuto. Goldrick 74, un altro grande del canale, grande amico del canale. Valentina Luparella, Quote Rosa, grazie di essere qui con noi. Thomas Farioli, ma quanto avete scritto da ore e ore e ore. Gennaro Casaretti, Davide Bergonzini, Andrew Riker, il grande capitano Riker, Giovanni Nappini, Giovanni Ferrari, Albert Vesker, Alexis 70, Davide Gigi, guardate, siete Joe009, un grande abbraccio a Joe, Raffaele Pietro Ferraro, un altro abbraccione. Siete veramente in tantissimi. Io do un abbraccio a tutti quelli che non ho nominato, ma il tempo è tiranno e andiamo a iniziare presentando il grande, l'affollato parterre che è qui con noi questa sera. Allora, abbiamo con noi, e ve l'avevamo promesso, Rioma. Buonasera, Rioma. Oh, buonasera, bentrovati, che piacere essere qui con voi. Ciao, come Rioma. State? Lei è rimasto a bocca aperta per la serata, anche perché è rimasto con la mascella bloccata dal frame maledetto. Ma ora mi vedete, mi sentite, mi vedete? Ti vediamo e ti sentiamo, sì. Ok, e direi che questa è la cosa importante. Gli occhiali sono molto da Koji. No, sono i miei, li ho comprati. Sono i suoi. Certo. Volevo dare il benvenuto per la prima volta in una diretta del canale dei Roboti del Giornalista a PK. Buonasera PK. Buonasera giornalista. Eccolo. Buonasera. Ciao, sono molto emozionato perché è la prima volta effettivamente che partecipo a una diretta in prima persona, e anche nell'occasione del Roboto dell'anno, devo dire, un'emozione. Sono molto contento. Deve sentirsi assolutamente a casa, come a casa purtroppo si sentono molto bene Koji e Nezuko.
Buonasera, buonasera a tutti, Buonasera. però Massimo io qua ho un problema, Buonasera. c'è Koji che sta minacciando di andarsene e non mi Perché vuole me ne spiegare vado? perché, Io me ne vado? io non so che cosa Io sia me ne vado? successo. Oggi. Vado a giocare a minigolf, Cosa scusate. c'è, Koji? No, Ah. Koji, Non stia so, qui. è da quando è tornato che fa così, non Non è riesco a... possibile, non è Koji, possibile. stia qui. Non faccia così. Non è possibile, mi spiace, ma... No, non è Non riesco a possibile. fermarlo, non Non è riesco a possibile. fermarlo, guarda, guarda. Non è possibile che me l'avete lasciato fuori dal tabellone, non è possibile. A parte che non lo sa ancora nessuno, a parte che non lo Lo sa so ancora io, nessuno. Marisa, lo so E io. poi lei è l'unico a cui piace quella robaccia. È colpa di Massimo, comunque, Buonasera a colpa tutti di quanti, Massimo. comunque. Buonasera, buonasera. Buonasera Koji, buonasera Nezuko, che bello vedervi insieme. Grazie giornalista, ci sente bene? Questo Sì. per quelli che dicono che i collezionisti di robot sono tutti disagiati, guardateli, che culo che hanno Koji. Volevo dire, no, scusate. bello! E abbiamo anche l'ospite d'onore che si collega da lontano Giappone dove peraltro l'anno non è iniziato nel migliore dei modi. Per cui, caro Destron, come state? Come Salve. stai, caro? Ciao, Eccolo, Destron. Ciao Destron. ciao, 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 ciao a Ciao. tutti. Innanzitutto mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Va bene, bene. Stamattina ho detto a mia moglie, guarda, uso il tuo PC perché almeno non ci sono problemi di collegamento. E allora, qua, no, beh, bene o male, io sto abbastanza bene. Io personalmente sono un po' sfasato perché ieri sono andato a fare un po' di baldoria con i miei ex compagni di università, per cui ho un po' i fumi dell'alcol e un po' di spiedini fritti che vanno avanti e indietro per lo stomaco, però per il resto io sto bene. E per quanto riguarda i problemi che sono successi qua in Giappone, ci siamo presi un bello spavento. Ci siamo presi un bello spavento, ma per fortuna, tra virgolette, è successo tutto in una zona scarsamente popolata, ecco. È l'unica cosa che ai fan come noi di Gonagai è successo il problema è che è andato completamente a fuoco, distrutto proprio il museo dedicato a Gonagai, a È quanto vero, pare. E è vero. quello è Sento un. quanto pianto così. Ma Immagino. se non sbaglio, Destron, se non sbaglio, a Wajima non abita anche il nostro amico Mario Zetto? No, non dovrebbe essere da quelle parti. Ah, Mario Zetto è dalle parti del Giappone orientale, per cui Ah, non gli è successo. No, 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 ok. quello no, non. Bene, 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 mi ha dato un'ottima notizia. Senta Destron, ci vuole far vedere prima di iniziare, così giusto per rallegrarci un attimo, i suoi guanti? Ah sì, questi qua sono guanti per casa, come si dice. Ecco. Ho capito. E che funzione hanno esattamente, Destron? Tengono un attimino un po' più di caldo, visto che qua non c'è il riscaldamento centralizzato, sulle 5:30 della mattina e non fa, diciamo, Quindi caldissimo, ecco. ricordiamo che Destro, quando ha detto ieri sono andato a bere, era in realtà era 3 ore fa, tornava a casa da 3 ore Certo, fa, eh sì, era tornato a casa effettivamente. 3 ore fa lui. È vero, è vero. Perché dovete sapere che in Giappone in questo momento sono le 5:30 del mattino. Esatto. Comunque, grazie allora il potere dell'ora solare, perché sennò sarebbero le 4:30 della mattina e col Sì. cavolo che mi sarei collegato. No, no. Non dica così, dica, faccia più eroe, dica, sarei venuto anche alle 4:30. Non dica così. Intanto un abbraccio grande da parte di tutti a Robots Kingdom. Buonasera signori e auguri di buon anno a tutti. Sono contento che il nostro amico Destro non abbia avuto problemi per via No, dell'internet. l'unico problema che ha avuto il terremoto è che mi è piovuto un po' tutto dagli armadi, le vetrine, eccetera. E si è staccato uno dei due baffi del generale Draiato, anche perché siamo dell'anno del dragone, insomma, cominciamo bene, però per il resto, a parte quello, ma no. Buon auspicio, però vabbè. Ma quindi si è sentito in tutto il Giappone, cioè si è sentito fino a Eh ovest? beh, abbastanza, anche perché poi io abito al nono piano e sono una palazzina che non è nuovissima, per cui resiste ai terremoti ma non assorbe le scosse, per cui più sei in alto, più fa così e Ho più capito. ti cadi in testa di tutto, ecco.
Bene, 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 però sapete, esatto, questa è una cosa molto importante che voglio dire anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo, sappiate che un terremoto in Giappone non viene affrontato come da noi, dove ci sono interi paesi del 600, del 500 costruiti in pietra. Lì diciamo che è tutto a prova di sisma, tanto è vero che con un 7.5 gradi che per noi sarebbe stato devastante, loro hanno avuto delle perdite tutto sommato risibili. È caduto il buon Ryoma, ma noi andiamo avanti e lo aspettiamo. Bene, 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 bene. Allora, robotto dell'anno. Robotto, sembrate un presepe. Però non ce ne su Gesù Bambino. Giornalista di Roma, il 2, grazie. Grazie, PK. E destro i Pastorelli. Grazie, Giampo. Sei un passo dal ban. Allora, potremmo anche iniziare a raccontare del robotto dell'anno. Allora, prima di tutto, c'è anche Simone Casazza, un abbraccio benzinaio, grandissimo. C'è anche Duo Maxwell. Fantastico, siete veramente dei grandi voi a casa. Tra l'altro io ho ricevuto un messaggio qualche mezz'ora fa da parte di Matrols, che è un altro amico del canale secolare, che mi scrive, e lo leggo testualmente perché è meraviglioso, scrive: non vedo l'ora di vedere Ray che muore dal sonno e ti chiede di muoverti. Già ci sto a pensare, perché comunque mi sembra che te la vuoi prendere un po' comoda. No. Eccolo, è arrivato Matrols. Buonasera, saluta tutta la chat. Buonasera. Allora, una considerazione iniziale in questo evento del robotto dell'anno, facciamo rientrare Ryoma che è tornato. Scusate. Avremo 12 concorrenti. Avremo 12 pretendenti al premio di robotto dell'anno e tra questi 12 concorrenti non ci saranno due robot che avrebbero potuto tranquillamente vincere questo titolo. In particolare non ci sarà il Mazinga della Shet, che noi abbiamo già recensito, completato, e non ci sarà il Sazabi Metal Structure di Bandai. Questa è stata una mia decisione perché il Sazabi costa come un motorino e la Shet è un collezionabile che richiede 2 anni di tempo di pazienza per essere completato e in più costa 1.600 euro a conti fatti. Per cui è un po' come dire che avrebbe vinto il premio di auto dell'anno una Bentley Continental. È chiaro che una Bentley Continental vince il premio come miglior automobile o una Ferrari. Però è chiaro che è una macchina che nessuno si può permettere e che non fa parte della nostra vita. Invece i robot che abbiamo selezionato sono robot che diciamo ci toccano da vicino, che fanno parte del nostro quotidiano, che tutti noi possiamo avere più o meno in collezione. Ladies and gentlemen, introduco il tabellone. Io spero che lo vediate bene. Si vede? Sì, ok, si vede benissimo. Un attimo. Voglio sapere da voi se si riesce addirittura a ingrandire un po'. Cosa ride? Qualcuno ride sotto i baffi. Cosa ride? Leggo i commenti, giornalisti. È arrivato potere robotico, che cioè, questo è un commento dello straccione, il Mazinga Z è un model kit, e poi c'è
Quindi sta dicendo che nessuno ha i soldi per il Sazabi. Beh, pochi hanno i soldi per il Sazabi. Vabbè, ma noi abbiamo già, quando c'è stato 2 anni fa, abbiamo già escluso il Nugundam. Esattamente, esattamente, esattamente. Coerentemente con quella scelta andiamo avanti così. Esattamente, quindi per fare questo tabellone abbiamo deciso di prendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelli più 4 teste di serie e l'accoppiamento per i combattimenti di questi modelli è stato scelto da Ray. E sarà Ray a giustificarci questi primi scontri. Prego, Ray. Allora, diciamo che il criterio, tra virgolette, che ho usato è stato quello di, una volta scelte le 4 teste di serie, tra quegli 8 rimasti, siccome ce ne sono anche tra gli 8 rimasti, ce ne sono alcuni che potevano essere le teste di serie, comunque ne ho divisi 4 un po' più forti, 4 un po' meno forti, ho cercato di fare degli scontri più equilibrati possibili. Certo, certo, certo. E la prima sfida è? La prima sfida è quella tra il Mazin Kaiser della Sky Studio contro il Galliant della Trizero. Ok, la seconda sfida sarà? Invece la seconda sarà il Mazinga Z GX105 per la gioia di Giampo contro il Gurrellagan della Sentinel. Sì. La terza sfida, il Getter One, sempre Sky Studio. Ti chiedono di alzare la voce, Ray. Allora, la terza sfida, quindi il Getter One Sky Studio contro il Voltron della Trizero. E poi il Briger della Post Plus contro lo Shin Getter Dragon della Sentinel. Ok, il vincente dalla sfida tra Mazin Kaiser Sky per Studio e il Galliant Trizero se la dovrà vedere con il Baldur della Post Plus. Il vincitore tra il Mazinga Z GX 105 e il Gurrellagan della Sentinel se la dovrà vedere con il Great Mazin Kaiser della CCS. Il vincitore della sfida tra Getter One, Sniper Studio, ultimo arrivato quest'anno, contro il Voltron della Trizero, se la dovrà vedere con il Bosboro della Blitzway. L'ultima sfida, il Briger della Post Plus, con... se la dovrà vedere contro il Danguard della King Arts. E poi, man mano che vedremo e giocheremo le varie sfide, vi spiegheremo anche il perché questi robot sono qui e per quale motivo li abbiamo scelti. Una cosa molto importante, come sapete, noi non decideremo nulla, perché il robot dell'anno verrà votato esclusivamente da voi. Alla partenza di ogni sfida, che durerà 5 minuti, avrete per l'appunto questo intervallo di tempo per votare il vostro preferito. Alla fine dei 5 minuti sapremo chi è il vincitore della sfida e passeremo alla sfida successiva. Giornalista, facciamo la prova del gong? Facciamo la prova del gong. Prego, Nezuko. Io devo farlo. Faccia. Oh, ora sì che è Natale. Ah, no, direi che è perfetto. Direi che abbiamo, perché gli anni scorsi abbiamo avuto trombette, paperette. Beh, non c'è il grillo. Il grillo non c'è oggi. No, il grillo non c'è. Chissà perché. Beh. Vediamo se riesco scusate. No, non riesco a metterlo meglio. Vogliamo chiarire anche un'altra cosa, giornalista, che di solito sfugge questa cosa qui ai nostri amici, che il robot dell'anno è ovviamente sulle recensioni che sono state fatte durante l'anno. Quindi se manca qualche modello che voi avete visto da altre parti o che sapete che è uscito nel 2023, se non è stato recensito, ahimè, ci dispiace, sarà sicuramente il vostro robot dell'anno, ma quelli che abbiamo recensito sono questi, quindi questi sono quelli da votare.
giusto? Grazie Cosi. Prego. Allora, a questo punto io direi che possiamo partire con la prima sfida. Se siete tutti pronti, possiamo partire con la prima sfida, che è Mazin Kaiser Skyper Studio contro Galient 3-0. Andiamo ad aprire la scheda. Scusatemi, ragazzi, ma qui c'è un casino di finestre disumane. Allora, non spoilerare, Massimo. No, no, lo so, però purtroppo. Allora, abbiamo detto prima sfida, Mazin Kaiser contro Galient. Mazin Kaiser contro Galient, dov'è? Nel terzo cassetto a sinistra. Ma non siamo live, queste sono le prove, giusto? Sì, poi, sì, sono le prove. Tra un po' okay. Partono anche i ruti. Ah, e... ok, ok, no, tra un po' parte la live. Okay. Ah, eccola, eccola. Scusate, guardate, ci ho messo tutto il mio impegno a fare questa cosa. Bello. Allora, voi iniziate a introdurre che io preparo il sondaggio. Beh, questa è una bella sfida, o no? Prego, prego. Qui abbiamo un Mazin Kaiser, l'ennesimo, però è il primo per la SkyX Studio come modello robotico, contro un Galient che è stata una rivelazione, perché 3-0 ci ha abituato a modelli sempre diversi, ogni volta sembra che vengano prodotti da case diverse, invece è sempre 3-0. Chi vincerà? Vedremo. Se mi permette anch'io di dire che questo Galient è veramente ben fatto, io non ho niente di 3-0, non avevo niente, ma questo mi ha impressionato in maniera positiva. Le uniche critiche che ho avuto anche nella mia recensione, alcuni utenti giapponesi che mi hanno detto è tutto wezzarizzato, tutto dipinto anche bene, però lo scudo è nuovo, è pulito. E quella è l'unica cosa negativa, se vogliamo, di questo Galient. Signori, io faccio partire il sondaggio. 3, 2, 1, via. 5 minuti da adesso, mi raccomando. 5 colpo di scena. Da adesso. Anche colpo di Galient. Allora, 5 minuti da adesso, velocissimo, prendo 30 secondi per questa cosa. Il primo chiede energico se può votare, giornalista, ma sarebbe conflitto di interesse. Assolutamente no, sarebbe come barare, sarebbe come barare. Allora, Mazin Kaiser, Skyper Studio, perché? Perché Mazin Kaiser è stato il primo modello di questa neonata casa, cioè la Skyper Studio, che è figlia della cara vecchia King Arts. Gli art director di King Arts se ne sono andati, hanno fondato la Skyper Studio e hanno fatto questo modello gigantesco, solidissimo, enorme, pantagruelico di Mazin Kaiser. L'unica cosa, tra virgolette, negativa, ma non per forza negativa, è che pur essendo un modello rivisitato, il Mazin Kaiser è già così pannellato e ridondante che le pannellature non si vedono poi così tante. Però è un modello estremamente bello e di sostanza. Galient, un cavaliere medievale, tutto weatherizzato, di un anime particolarissimo, è stata una splendida sorpresa di questo anno. A voi, Ray! Allora, secondo me... sono due bei robot sicuramente. Io ho il Galient, non ho il Mazin Kaiser, però secondo me meriterebbe di passare il Mazin Kaiser, perché penso che sia il più bel Mazin Kaiser che c'è finora attualmente in commercio, e perché l'altro, diciamo che nonostante sia bello e tutto, è comunque un soggetto che a noi è abbastanza sconosciuto e che diciamo come modellino preferisco, come modello preferisco quello dello SkyX comunque. Però è anche più ovvio il Mazin Kaiser. PK, due parole velocissimo. Ma allora, io al contrario di Ray ho il Mazin Kaiser e non ho il Galient. Sono d'accordo sul fatto che Galient sia abbastanza sconosciuto, motivo anche per il quale onestamente non l'ho preso,
la memoria di noi, come sa bene anche il giornalista, la nostalgia ci porta magari su pezzi da collezionare che sono più nel nostro immaginario, nella nostra memoria. I 3-2, anche per come è stato fatto, come è stato realizzato in Mazinkaiser, ha evoluto quelli che erano i vecchi King Arts, perché è molto solido. Io sono più propenso per i Mazinkaiser. Koji Nezuko, Koji. Io vado contro il parere di nonno, quindi a questo giro voterei, se potessi votare, voterei il Gallant, perché ricordo una bellissima recensione, una bellissima serata, ma un bellissimo modello, che tra l'altro era il secondo modello dopo il Dankuga della nuova, chiamiamola Tri-Zero, visto che i primi erano dei Robodu più anime accurated. Quindi, però mi ricordo il Gallant e veramente ero rimasto colpito. Il Mazinkaiser purtroppo non c'ero, però voterei Gallant, ecco. A che punto siamo del tempo, caro Koji? 3 minuti e 20 secondi. Ma è perfetto 20. Per sentire Rioma. Ma io dicevo prima, è una bella sfida. Io, se dovessi scegliere tra i due, Mazinkaiser tutta la vita. Molto bello anche il Contender, ma quel Mazinkaiser lì mi ha preso veramente tanto. Destron, il nostro ospite d'onore. Ma guarda, innanzitutto sono sincero, dei candidati che sono qua oggi ne posseggo veramente 2 o 3, non di più, per cui ho forse poca voce in capitolo, e la classifica che ho fatto io dei miei robotti dell'anno è completamente diversa rispetto a questa, anche perché, ripeto, posso permettermi quello che mi posso permettere. Io ho questo Gallien, a me è piaciuto molto, e adoro i cartoni animati della Sunrise degli anni 80, per cui se fosse per me, io voterei Gallien. Ma dipende anche dai gusti personali, sono sincero questo. E intanto siamo a... Manca un 40 secondi. Allora, 40 secondi, dubito che la situazione possa cambiare. Io devo dire che mi sono risparmiato molto nell'influenzare, diciamo che non ho usato i miei poteri psichici per cambiare questa cosa. Diciamo che Mazinkaiser è un po' stufato, è un po' uno di quei robot tipo lo Shingetter, che non è vero, no. Abbiamo visto in tutte le salse, Ray. Non è vero. Non ce ne sono tanti, comunque io Bandai. Boom. Abbiamo un vincitore. Io la penso così come giornalista, sul Mazinkaiser. Anche oltre a quello Bandai, secondo me, oltre a quello Bandai, alla fine c'è il Sentinel top, perché poi quegli Aoshima e via dicendo sono antichi. Beh, quello della Aoshima, però è bello. Vedremo il Blitzway. Signori, il Mazinkaiser batte il Gallant con un 72%. Sondaggio completato con 71% contro un 28% di Gallant. Sondaggio completato con 142 voti. 142 voti sono pochi, ragazzi. Dovete votare di più. Sono tanti. Però 142 voti. Tanti, vince la sfida il Massimo Mazinkaiser. Massimo, sì? Siccome mi sono andato a rivedere sti giorni le puntate vecchie nostre, le live sul robot, sì, dell'anno, sì, la prima volta che l'abbiamo fatto col voto della gente, sì. La prima votazione, me la ricordo ancora, avevano votato tipo 80 persone, quindi comunque oggi c'è 40. Poi aumenteranno, vedrai alla fine. Mazinkaiser Sky X. Bravo. E lo mettiamo qua. Scusi Ray, ma vuole mettere la licenza poetica quando il giornalista dice bene, Sky per studio. Skype per studio. Ma no, ho parlato con una madre lingua inglese, non vuol dire, non si dice. Ma a parte che non ci credo che lei abbia parlato volevo proprio chiedere, ma sì? In quali occasioni? Non si dice da nessuna occasione.
SkyX Studio. Molto bene, molto bene. Quindi ha vinto, quindi secondo quello che dice Ray, ha vinto lo Skyper Studio. Siamo felicissimi. Allora, seconda sfida. Seconda sfida, andiamola a vedere, andiamola a cercare. Allora, seconda sfida, Mazinga GX 105, voluto fortissimamente da, e imposto da giornalista. Dal dottorel. Contro il Gurren Lagann. Sfida, diciamo, tra due modellini anche che hanno una stazza paragonabile, perché poi se vediamo tutti gli altri sono abbastanza più grossi. Quindi, secondo me è una sfida che ci può stare. Allora, Rioma, introduca la sfida mentre io preparo il sondaggio. Allora, qui abbiamo di fronte due contendenti. Uno che è l'ennesima rivisitazione di Mazinga Z, questa volta comunque fatta la foto non è il Gurren Lagann, non è quello giusto. Sì, sì, ce ne siamo accorti, okay. Però giusto per rimanere in tema, è l'ennesima versione di Mazinga Z, quella del 50°, quella che permetteva delle mobilità e delle forme innovative rispetto al passato. Si è frizzato. Adesso mi sentite? Sì, sì, io l'ho sentito. Ok, ok. Invece il Gurren Lagann di Sentinel è stata una bella sorpresa, perché è anime version, è molto bello, è trasformabile, e vedremo chi vincerà. Allora, andate avanti. Destron, tu che dici? Ma io di questi ho visto solamente il GX 105, sinceramente, che non ho, però l'ho visto in tutte le salse, nei vari negozi, molto criticato da alcune persone. Sono sincero, a me non dispiace, non ce l'ho, ma non mi spiace, ha dei bei colori, a me piacciono i colori di questo GX 105, ha un costo performance molto, molto buono. Io lo ritengo una bella sorpresa comunque, e purtroppo il Gurren Lagann non l'ho visto, per cui non posso dire niente. Allora, vado? Vada! Vada! 3, via, via. 2, 1, via! Allora, perché ho voluto il Mazinga Z GX 105? Perché è la roba più fedele mai fatta all'anime. È un ricordo che diventa realmente oggetto, con delle proporzioni sbagliate, e proprio perché sbagliate, incredibilmente accattivanti. È l'ultimo step verso la perfezione dal vecchio GA01, da quando sono nati i Chogokin. E per questo, secondo me, merita un posto enorme nella nostra collezione e nella nostra fantasia. Dall'altra parte, e mi rendo conto adesso effettivamente di aver sbagliato modello, comunque dall'altra parte la sorpresona di quest'anno della Sentinel, che era un Gurren Lagann assolutamente fedelissimo all'anime. Quindi abbiamo due modelli piccoli, due modelli di 18 cm circa di dimensioni, due modelli in metallo, due modelli che hanno fatto il loro punto di forza nella fedeltà all'anime. Ray! Allora, guarda, io penso che GX 105, per un amante di Mazinga, da una parte sì, come hai detto te, un passo in avanti e tutto, dall'altra un po' la mancanza di rispetto di Bandai, perché comunque ha fatto un modellino da mettere vicino a Goku, a One Piece, a chi, capito, vuole avere tipo, mettiamoci pure un robot giapponese, prendo quello. Non la riconosco, Ray, non la riconosco. Ma neanche la basetta ci hanno messo. Ma lei mi sembra un hater. Mi sembra, ma vada a giocare con Jumpo al supermercato. Se vuole. Abbia pazienza. Contro invece il Gurren Lagann della Sentinel, che sono d'accordo con tutto quello che hai detto te, quindi una cosa anche sorprendente per quello che di solito fa la Sentinel. Gran bel Gurren Lagann, il più fedele all'anime che c'è ora sul mercato, e niente, il Mazinga, diciamo, è quel discorso lì, che comunque è un modello un po' buttato lì così.
PK. Ma io sono abbastanza d'accordo con Ray, nel senso che comunque più che dal modello in sé sono dall'uso della Bandai che per il 50esimo. Ma non stiamo facendo una critica a mamma Bandai, stiamo parlando di un modello che non è splendido. Va bene, giornalista, mi ha richiamato all'ordine. No, il modello è fatto molto bene, però anche io ritengo che sia effettivamente fin troppo economico. Secondo me dovevano usare qualcosa di più, mantenendo, come diceva lei, scorrette e corrette allo stesso tempo, però facendo qualcosa di celebrativo. Veramente celebrativo. Questo è un modellino che richiama un po' i primi GX, ma che secondo me non è quello che doveva essere quello del 50esimo anniversario. Quindi in questo caso io voterei più per la Sentinel, che ha fatto un prodotto comunque di più cura e anche abbastanza innovativo per certi versi. Allora, Lady Gandalf scrive: il GX105 non è stato capito, è favoloso, pugni a razzo a parte. Un minuto e venti, chiudono le casse. Koji, prego. Allora, io sarò velocissimo. Secondo me sono due prodotti, uso una parola molto usata sul canale del robot giornalista, top di gamma per la loro fascia di prezzo. Quindi purtroppo il Riobot ha un valore completamente diverso, quindi dovrebbe vincere il Gorilla Gun. Però secondo me per la fascia di prezzo sono due top gamma. Prego, Rioma o Destro, manca un minuto. No, io già ho detto, e secondo me a questo punto, se dobbiamo sbilanciarci, Sentinel, Gurren Lagann tutta la vita, ma non perché sia brutto il 105, ma perché è l'ennesimo Mazinga. Sì. È vero che anche questo è l'ennesimo Gurren Lagann, perché ne abbiamo di modello, ma questo è veramente fatto molto bene, trasformabile, e quindi premierei anche questo sforzo di Mancano sempre. 30 secondi, ha sbagliato Nezuko. Ok, Destron. Beh, comunque alla fine, scusatemi, volevo solamente dire che questo qua per il 50esimo, che ormai è passato da un sacco di tempo il 50esimo Bandai, ha fatto questo per i cosiddetti straccioni, e poi ha fatto il DX, per cui sono due, un prodotto economico, un prodotto super costoso, ne ha fatti due, non ha fatto solamente questo. È vero, è vero. Allora, concludo dicendo, mancano pochi minuti, mancano veramente pochissimi minuti, votate Mazinga. No, recuperare all'ultimo. Tempo scaduto, giornalista in cassa 4, giornalista in cassa 4. È tempo scaduto? Si è perso il bambino minigio. Quanti voti ha preso Mazinga? Si contano una dita della mano? Com'è? Allora, terminiamo il sondaggio con 183 voti. Vince Gurren Lagann, di cui 40 erano tuoi, con 50%, contro Mazinga Z 49%, e ha vinto il Gurren Lagann. Non è vero, 49. Ah sì, 49%, c'è scritto dappertutto. C'è scritto sul sondaggio. Quanto è finita, Koji? Ah, non lo so, non lo vedo io il risultato. Comunque c'è, guardate, è qua sulla chat di... ma io non la vedo la chat, okay, di YouTube. Comunque diteglielo a Koji, diteglielo a Ray, che sondaggio 50% Gurren Lagann, Mazinga Z 49%. Mm-hmm. Sondaggio completato con 183 voti. Ora, posso... strano. L'1% perso in realtà va sui voti pari, dispari, eccetera. Allora, una considerazione su questo Mazinga Z. Questo Mazinga Z è un impegno da parte di Bandai a continuare. Se voi gli fate fare la fine dei com'è che si chiamavano? I full action. Dei full action, finisce che rimangono tutti sugli scaffali e Bandai molla il fatto di fare. Ma io l'ho preso, non l'ho mai aperto, ma l'ho preso. Beh, il fatto che lei non l'abbia mai aperto, il fatto che lei come fa a votarlo se non l'ha mai aperto? Ma mi faccia il piacere. Ci si mette anche potere robotico, basta giornalista, questo zingo fa cagare. Vabbè, comunque ha perso. Ha perso, siete contenti. Terza sfida. Dov'è?
Dovrebbe essere Getter One della SkyX Studio. Con aspettate che qua vado alla modifica del l'aggiornamento del tabellone. Aggiornamento del tabellone che vede Gurren Lagann. Io lo ribadisco, al posto del Mazinga lei mi metteva questo e forse... Vabbè, sono d'accordo anch'io, quello meritava molto. Sono d'accordo, sono d'accordo pure io, Coach. E Gurren Lagann Sentinel passa... Ah, ok. Terza sfida. E questa è una bella sfida, ragazzi. Abbiamo Getter One della Skyper Studio o SkyX Studio. Questa è cattiva. Contro Voltron della Tri-Zero. Rioma, vuole introdurre lei questa sfida? Beh, qui è Davide contro Golia, signori, nel senso che abbiamo lei sta barando. Ma io non ho detto qual è il capolavoro, io non ho detto il capolavoro. Il capolavoro è quello rosso con la faccia a... con la faccia a, a tartaruga. E quindi sostanzialmente è molto bello. L'altro è l'ennesimo Voltron, parlavamo di ennesimi modelli, è l'ennesimo Voltron, e vedremo chi vincerà. Io un sospetto ce l'ho, ma lascio la parola al popolo. Continuate pure. Allora, Destron, questi... oh vai Ray. Beh, a me ci mancherebbe altro. Vai. Sì, allora. Sono due modelli che non ho palpato nessuno dei due, ho giampato, però sicuramente penso che il Getter One sia veramente, veramente, veramente fatto bene, mentre il Voltron lo reputo come Sculpt forse il più brutto di tutti i Voltron che ci sono fino ad adesso usciti, tranne la faccia, e il suo grande pregio però è la posabilità. Quindi diciamo è un modellino che è bello se posato, però niente di che, credo. Ma io ho perfettamente ragione. Scusate, se mi posso permettere, ci mancherebbe altro, non essendo neanche il mio canale, non mi permetto di dire questo andava messo, questo non andava messo. Vada, non si nella classifica. Ma questo Voltron mi ha stupito che sia nei partenti dei robot dell'anno, sinceramente, perché l'ennesimo Voltron. Dei Dragon Scale di Bandai, che ne ha fatti due, sono due robot veramente molto belli, non ce n'è neanche uno. Mi stupisce un po', ecco, la presenza di questo Voltron. Sono sincero. È colpa di Ray. No, ma non mi ha messo neanche questo. Cioè, ma mettimi questo, voglio dire. Allora, ma adesso guardate che il tabellone l'ha fatto Ray, non date la colpa a me. Allora, Voltron l'hai voluto mettere te. Aia. No, eravamo indecisi tra Voltron e Tekkamen, e poi è passato. Sì, ma lo Shin Getter Dragon io l'avevo già messo. Però. Lo Shin Getter, ma poi ne parliamo dopo. Comunque, amici a casa, 3, 2, 1, via. 5 minuti da adesso. Allora, aspetta che mi do un po' di... Aspetta, Che fai? Però anche giornalista, guardi questa posa come... Questa posa... Ah. L'ho preso. Guardate quanto è spettacolare. È stupendo. Allora, devo dire che è stata una meravigliosa sorpresa dell'ultimo momento. È un oggetto magnifico, fatto veramente benissimo. E forse uno dei migliori Getter 1 mai realizzati. Non è fedelissimo all'anime perché è un po' rivisto, è un po' in stile King Arts, in stile Skype Studio. Perché ho voluto il Voltron Tri-Zero? Perché è un Voltron moderno, è un Voltron posabilissimo, è un Voltron che potrebbe essere una soluzione perfetta per chi non ha il Bandai e per chi non aveva i 700 euro da spendere per il Blitzway. Poi è uscito il KO, che in effetti è un'altra cosa, però ricordiamoci che il KO non è un prodotto originale. Allora, secondo me il Tri-Zero è modernissimo,
nasconde le articolazioni di leoni, è posabile come pochi altri modelli ed è trasformabile a un costo assolutamente accettabile. Ecco perché il Tri-Zero, che è solo sfortunato perché ce ne sono 42.000 di Voltron, però è un ottimo Voltron per chi non ce l'ha. Ecco, però in posizione statica, Massimo, è più bello il Bandai, secondo me sì. No, secondo me no. Come sculpt è più bello il Bandai, no. Secondo me. No, secondo me no. PK, lei che è un voltroniano. Io che ho tutti i 42.000 che ha citato, sì. Secondo me è meglio, scusirei, secondo me è meglio. Il Bandai è troppo monolite, troppo massiccio. È vecchio il Bandai. Koji. Vabbè, guardi, talmente vecchio che adesso esce la ristampa con la colorazione Poppy vintage, quindi. Scherzi a parte, visto da vicino il Getter è quasi spaventoso per la bellezza del modello. Il Voltron Goliath, perché sa che io la cintura americana non la amo molto, devo dire che è una splendida action figure, però rimane più nell'ambito dell'action figure. Mancano due minuti. Rioma! Pesante action figure, eh? Pesante, questa sì. È una bella critica. Ma sì, allora... non l'avrei usato, ma vabbè. Ci sta. Allora, signori, io qua mi sono già sbilanciato, francamente non, la vedo dura per il Voltron, però questo Getter è veramente bello. Posso reinserirmi un attimo? Certo, di pure. No, volevo dire del Getter, allora, che io non amo particolarmente i cestini dell'umido, come questo può essere, non lo amo assolutamente, però sono onesto, il modello è fatto in una maniera eccezionale, quello devo essere molto onesto, non mi piace questo Getter, ma il modello è fatto veramente molto bene e quindi complimenti a chi l'ha realizzato, perché è veramente splendido. Destron! Beh, io ancora questo Getter non ce l'ho, però sembra impressionante. Anche come me, come design, mi sembra un po' troppo massiccio. Nella mia collezione non ci starebbe bene, però si vede che è fatto veramente in una maniera spaventosa. Il Goliath, scusatemi, il Poppy Vintage, qua in Giappone ormai non si trova più quello della Bandai. Sarà vecchio quello della Bandai, ma appena ne buttano fuori altre edizioni va subito a ruba. Sarebbe anche questo, però. Vabbè, io devo dire che, dunque, andiamo a vedere un attimo come va il sondaggio. Beh, il sondaggio parla ormai molto chiaro. Quanto manca, Koji? 30 secondi, quindi possiamo tirare. Allora possiamo un po' sbilanciare. Il Getter è stato una sorpresa magnifica, forse veramente uno dei migliori robotti dell'anno, arrivato sul filo del rasoio, quasi a Capodanno, splendido, meraviglioso. È veramente incredibile. L'altro è un bellissimo modello, non aveva nessuna possibilità di farcela contro il Getter, e purtroppo però la cattiveria direi ha fatto sì che il prossimo turno sarà molto 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 difficile. Comunque, piccolo retroscena, il giornalista voleva mettere Mazinga GX105 o contro Galient o contro sto Voltron. Fatevi voi due calcoli. Volevo dargli la possibilità di mandarlo avanti. Allora, il Getter One ha vinto con l'80% dei voti. Il Voltron ha straperso con il 19% dei voti. Sondaggio completato con 177 voti. Andiamo. Vedi come salgono i voti? Ah no, prima erano 180. Beh. Andiamo avanti. Io adego il tabellone. Adesso c'è la sfida tra il Brager della Post Plus e lo Shin Getter Dragon della Sentinel. Che male anche qua. Questa è critica. Introducetela. Beh, questa è una sfida inedita. Sono due modelli molto diversi. Chissà per quale propenderò io, santo cielo. E...
però anche qua vedremo, perché il nostro pubblico ci ha abituato anche a dei bei ribaltoni, anche a dei cambi dell'ultimo secondo. Destron. Beh, è una bella sfida, c'è poco da dire. Ecco, ripeto, che non ci siano i due Dragon Scale un po' mi dispiace, perché qua il Sirvine l'avrei visto. L'abbiamo come intuito. Però voglio dire che anche questo Getter Dragon mi sembra ben fatto, e anche il Briger è l'unico, forse uno dei pochissimi rappresentanti del Briger, è giusto che ci sia qua. Poi dipende dai gusti, uno che robot preferisce dei due, secondo me, perché sono fatti tutti e due molto bene. Io non ho proprio il minimo dubbio, perché comunque questi qua ce l'ho tutti e due, nonostante lo Shin Getter Dragon magari possa pure essere un bel modello. Secondo me il Briger è assolutamente molto più importante come modellino, perché è il soggetto in questo caso che assolutamente la fa da padrona, e per quello che mi riguarda mi piace poi che sia così anime accurate, mentre l'altro secondo me potevano invece fare un piccolo sforzo in più per renderlo più accattivante, e invece secondo me a livello cromatico, per dire, quel verde lì l'abbiamo già detto, insomma potevano farlo un po' più accattivante a questo punto questo signor nessuno, mentre l'altro era un modellino che almeno per la mia collezione è fondamentale, e sono contento che l'abbiano fatto, rende tanto anche in vetrina il Briger, al di là di tutto, di tutti i vari problemi che ci può avere. Intanto io ho pubblicato un messaggio subliminale per Destron, sì, che è stato paragonato a Skeletor. Era voluta la cosa, era voluta. Meraviglioso. Allora, uno scontro difficile questo, facciamo partire la sfida. 3, 2, 1, via. Scusate, una cosa che sarà un'impressione mia, questo Getter Dragon è molto bello, però le gambe, specialmente i polpacci, come si dice, la parte sotto, mi sembrano veramente fatti in serie, questo e gli altri Shin Getter mi sembrano veramente tutti uguali. Non so perché, è un'impressione mia. No, hai detto bene. Lei si sta giocando il suo commento, caro Destron. Vada avanti a questo punto. Scusi. No, vada avanti. È l'unica cosa questa, un'impressione mia, scusatemi. No, volevo solamente sapere se era un'impressione sbagliata mia. No, giusto. Se... No, ma signori, scusate, questo Shin Dragon, poi mi taccio, giornalista, è tratto dal videogioco Getter Robot dai Kessen, ed è così. Il verde è il verde, le gambe che ricordano lo Shin Getter One sono queste, hanno delle lame laterali, quindi non è inventato da Sentinel, è interpretato da Sentinel. Mi taccio. Non è richiesto tacere a nessuno. Anzi, lascio spazio agli altri. Dico la mia velocemente, sono due modelli estremamente belli. Uno è un Post Plus, che io non amo, perché è veramente il compito perfetto dello studente secchione, ma che non lascia nulla all'interpretazione, alla personalità del robot, però è bellissimo. E la personalità è insita nel disegno del robot, non è che la deve mettere la Post Plus. Non è vero. Non è vero, perché basta fare un petto leggermente più grande o delle gambe leggermente più grandi e cambi le proporzioni del robot, pur mantenendolo identico. E quindi dico, la Post Plus fa sempre un tune accurate totale, che può piacere o può non piacere. A me personalmente non piace, ma è una cosa soggettiva. Il Dragon non mi piace neanche lui, perché è una cozzaglia di colori molto arlecchino. Non è il Dragon che amo, non è neanche uno Shin Dragon, secondo me è un po' pasticciato, per cui due modelli un po' strani, estremamente belli tutti e due, ma se dovessi farne vincere uno farei vincere il Briger. PK, onestamente sono d'accordo con lei,
Tra l'altro, il come ingegnerizzazione sulla trasformazione, che per quanto estremamente complessa, è fatta veramente molto bene, lasciando comunque un'ottima posabilità. Fidetta, come sappiamo, sono migliaia, Braiger no, per cui io propenderei in questo caso per i Braiger. Scusi, Koji. Felicemente colpito dallo Shingetter Dragon, che vabbè, lo sanno tutti che Dragon forse è uno dei miei tre robot preferiti, poi se è Shin ancora meglio. Il Braiger, che dire, comunque un gran lavoro, perché non si può non dire che Postplast stia facendo comunque dei grandi lavori. Poi dopo ci possono essere delle perdite di qualità, non lo so, ogni modello poi fa da sé, uno c'ha le sprue, l'altro non ce le ha, quindi non sto a guardare quello. Se dovessi votare per un incollatore, per corto muso, direi lo Shin Dragon. Destrons. E comunque, ecco, devo dire di Sentinel che con questo Shin Dragon ha comunque preso un po' di sorpresa, e va anche detto che ha messo dentro anche dei pezzi, perché chi vuole simulare magari il Getter 2 o il Getter 3 può anche farlo, anche se secondo me sono dei pezzi un po' buttati lì dentro, un po' così. Ma è stata un'idea anche abbastanza carina, volendo. Beh, ma è anche perché così comunque quasi malus per me quello. Beh, diciamo che comunque sono due modelli che possono vincere entrambi, perché hanno tutti e due delle carte da giocare. Dunque, una domanda: perché avete messo questi robot? Perché li abbiamo recensiti facendo tutti i calcoli ne rimanevano fuori solo uno o due, che erano il Tekkamen e il Gaufiger. Però Tekkamen e Gaufiger non è che dessero molto. Il Dangaio, però. No, il Dragon Scale, lo Shin, vabbè. No, lo Shingetter Dragon Scale proprio non mi è piaciuto. Finito il tempo, Koji? Fine. E vince con il... aspetta, termina il sondaggio. Vince con il 61% dei voti il Braiger contro lo Shingetter Dragon, 38% di voti. Sondaggio completato con 172 voti. Bene. Io vado a modificare il tabellone, voi raccontate della prossima sfida. Allora, la prossima sfida sarà quella tra Baldios della Post Plus contro il Mazin Kaiser Sky X Studio. Una cosa che vorrei dire io è che semplicemente, cioè, che ora vedendo tutti i vari modelli che sono rimasti, comunque, secondo me quest'anno in particolar modo, comunque, il modello dell'anno è tanto 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 soggettivo, perché dipende tanto da che gusti uno c'ha, da che collezione fa, nel senso che sono tutti modelli molto validi, anche se diversi tra loro, e quindi è difficile. Ma posso dire Ray, per completare, sì, il tuo pensiero, certo, che condivido, quest'anno è stato un anno buono per i robot, perché ne sono usciti uno più bello dell'altro, e francamente chiunque vincerà quest'anno, fosse arrivato primo, secondo, terzo, non ci sarebbe stato da strapparsi le vesti, perché sono modelli veramente molto belli quelli del 2023. Vedremo come proseguirà la sfida. Certo. E a questo proposito io vi presento, dato che siamo entrati nel secondo girone della nostra sfida del robotto dell'anno, io vi presento le teste di serie. Vi presento le teste di serie che saranno. Allora, Baldios della Pose Plus. Eccolo qua, c'è poco da dire, nel senso che lo scuoti, faccia vedere che è bello stabile, perché
lo scuotiamo. È solido, lo scuotiamo. È solido. Poi il secondo, cosa abbiamo? Boss, no, scusa, Great Mazin Kaiser. Great Mazin Kaiser della CCS. Eccolo qui. Un modello, anche l'Aragosta. Modello colossale. Poi abbiamo. Poi abbiamo il boss. Boss. Bellissimo oggetto. Faccia sentire il... i cricchetti delle braccia. Meraviglioso oggetto. No, i trick trick, quelli del... Sposta... questi. Li fa. Stiamo facendo ASMR robotico. L'hanno gusto. Poi. Ok. Perfetto, e poi bellissimo. Abbiamo... E poi il Danguard. Vi devo dire due parole su questo modello. Si è smontato, è rotto. No, non è. Il Danguardone. Abbiamo Danguard di King Arts. Ok. Allora, un motivo sul perché io ho voluto fortissimamente questo Danguard. Allora, questo Danguard, voi sapete, perché se avete visto la recensione... Cioè, l'ha commissionato te proprio, diceva King Arts. Certo. Okay. Se avete visto la recensione del canale dei Roboti del Giornalista, saprete che questo Danguard non mi ha fatto impazzire, perché aveva delle mancanze che non mi sarei aspettato da King Arts. È stato il primo di una nuova serie di robot di King Arts fatto molto a risparmio. Però, non posso negare che l'arrivo di questo Danguard abbia fatto felice centinaia e centinaia di voi. Questo è probabilmente il robot più venduto di quest'anno. Da quello che ho saputo anche da Nicola di Zona Hobby, di questo Danguard ne sono state vendute migliaia in Italia. E questo vuol dire che migliaia di persone hanno avuto la possibilità di avere un Danguard in casa e quindi sono state felici. Ora, il modello dell'anno non è solo il modello migliore tecnicamente o il migliore per trasformabilità, ma può essere anche il modello che più vi ha fatto contenti, indipendentemente dal fatto che sia fatto bene o male. Ok? Mm-hmm, certo. Ecco perché ho voluto mettere il Danguard. Ma ci sta, giornalista, ci sta, è un modello che è comunque importante per quest'anno. Esatto. Per esempio i cugini non l'hanno voluto mettere, però vabbè, comunque avevano anche altro, giornalista, quindi. Sì, beh, hanno messo il Salzabi. Vabbè, comunque, allora, prima sfida del secondo girone, Baldios versus Mazin Kaiser. È questo o no? Sparito il tabellone. Noi non vediamo la schermata. Eccolo qua. Baldios versus Mazin Kaiser. Comincia a essere una sfida non indifferente. Io vado a preparare, presentate questa sfida. Ma allora, questa è una sfida quasi da finale, nel senso che sono due robot molto belli. Sul Mazin Kaiser abbiamo detto prima, sul Baldios possiamo spendere due parole. Era un modello molto atteso, lo aspettavamo da 2 anni, perché 2 anni fa uscì il pre-order. È un modello che mancava. Avevamo soltanto la CMS più il Moderoid, che però è un model kit, e quindi serviva in collezione un Baldios, lasciatemi dire, serio. Questo è trasformabile, molto bello. Certo, alcune parti della trasformazione possono risultare un po' complesse, alcune parti un po' dure, però è davvero un bel Baldios. Quindi qui, come si cade in piedi in questa sfida. Destron, vai tu. Insomma, scusa Destron. Sì. Koji, facciamo partire la sfida. 3,
2, 1, via. Beh, innanzitutto complimenti al giornalista che ha preparato, ci ha preparato anche la scheda delle semifinali, probabilmente un po' previste. No, stavolta le ho preparate tutte, per cui ho detto... No, immagino. Ci becterò. Ma comunque, è un'ottima sfida. Ripeto, a me il Mazin Kaiser mi ha veramente un po' stufato, sono sincero come soggetto. Il Baldios è un Baldios ben fatto, che io non ho. Ho visto molte recensioni e forse l'unica pecca di questo Baldios che trasformarlo più volte sembra che un po' la vernice salti in alcuni punti. Però per il resto mi sembra veramente un Baldios ben fatto e purtroppo, visto che chi come me ai tempi ha criticato gli Full Action e mi pento di questo, purtroppo l'unico Baldios credibile è questo qua grosso che costa un botto. Se ci fossero ancora i Full Action, avessero fatto in Full Action, per me gli utenti di medio-basso rango con disponibilità economiche non eccesse come sottoscritto sarebbe stato più contento, però questo qua, ripeto, è un Baldios veramente ben, sembra veramente ben fatto. Io voterei Baldios, ecco. Allora, mi prendo un minuto. Allora, Baldios, un modello che tutti volevano, che mancava, che tutti amate, che tutti amiamo, perché Baldios è proprio un bel robot. Come l'ha fatto Post Plus? L'ha fatto bene, ma esattamente come il Breiger di prima, cioè non vi è alcun tipo di interpretazione. Il buon Destro mi ha detto come sarebbe stato bello un Baldios della linea Full Action. Sì, perché gli avrebbe dato quella dinamicità che il Baldios intrinsecamente merita. Invece questo è un modello assolutamente onesto, toon-like, con una trasformazione complessissima, ma nel complesso di qualità altissima. Mazin Kaiser, è un modellone fatto molto bene, che dà un'ottima sensazione in vetrina, ma che ci lascia una sensazione di economico che nulla mi toglierà. Ray? Allora, guarda, secondo me il Baldios, almeno per me, è il modello più importante che è uscito quest'anno, non il più bello, ma il più importante. E quindi, nonostante l'altro sia il più bel Mazin Kaiser che c'è ora, aspettiamo comunque il Blitzway, assolutamente farei passare Baldios, nonostante non mi convinca proprio al 100%, però sono molto contento di averlo e sono contento che sia uscito comunque. PK! Sono anch'io d'accordo, Mazin Kaiser è veramente comunque splendido. E Baldios non ce n'erano, questo è fatto molto bene. Poi è vero che magari un domani ci accorgeremo di vernici che magari non tengono, però visto così è veramente massiccio, molto bello, per cui sì, anch'io propenderei più per il Baldios. Rioma, vuole ribadirsi? Ma io torno a dire, qui è una sfida da 1x2, come si diceva una volta giocando la schedina, e io li ho tutti e due, sono contento di averli tutti e due, e torno a dire, forse ragionerei, questo Baldios non è il più bello, però è il più importante di quest'anno, ma perché è il più atteso, mancava, era una casella che andava assolutamente riempita in una collezione. Giustissimo, Nezuko, non lasci parlare Koji. Vada. Quale le piace più così? Non posso dire. No, scherzo. Koji. O Mazin Kaiser? Ah, Mazin Kaiser, dice Nezuko. Koji? Sì, sono di parte. Allora, velocissimamente, manca 1 minuto e 5 secondi. Non si lascia ingannare dalla foto. No, non si preoccupi. il Baldios è sicuramente il modello più atteso. Non penso il migliore dell'anno, perché anche di quelli che non abbiamo fatto noi c'è modelli che vanno ben oltre il Baldios. Mi dispiace soltanto per il Pulsar Bar, cioè veramente sono rimasto veramente male, potevano, se avessero fatto qualcosina di diverso mi avrebbero fatto contento, perciò io voto Mazin Kaiser, anche se non posso votare. Capisco il suo punto di vista, basta non trasformarlo, non è da sottovalutare. Destron, ma ripeto, se potessi votare, non posso votare, e lo so benissimo, comunque voterei, ecco, per il Baldios, per le ragioni che sono dette qua, perché non ci sono altri soggetti, solamente per questo, e Mazin Kaiser ce ne sono già tanti, solamente per questa cosa qua.
Sì, c'è anche un elemento costo che è un po' strano, perché comunque il Baldios è vero che da noi arrivano parecchio pompati di prezzo, però Baldios è costoso. Tra 280 euro e 400, sì, ho capito che sì, è più costoso, ma non così tanto. Non così tanto, ma non è che manchi di sostanza al Mazin Kaiser, assolutamente. Ma no, ma quello magari è un po' sovrapprezzato, però case piccole, senti, nella mia vita che va avanti così. È vero. Non ho un preferito io voterei il Baldios, ma solo perché è Baldios, solo perché mancava, solo perché il CMS era proprio vecchio e quindi c'è bisogno di un nuovo, di nuova linfa, e quindi Baldios sì. Che punto siamo del timer? Finito? Non ha sentito il gong? No. Gong. Chi ha vinto, Massimo? Ve lo dico subito. Vince con il 63% di preferenze. Baldios contro il 36% di Mazin Kaiser. Sondaggio completato con 177 voti. Buono. E Baldios va in semifinale. Ottimo. Ci sta. Quindi aggiorniamo il tabellone. Voi presentate la prossima sfida. E beh, vada Rioma. Qui abbiamo un bel Gurren Lagann contro il Great Mazin Kaiser. Il Great Mazin, sono due modelli completamente diversi, perché da una parte abbiamo un colosso, il Great Mazin Kaiser, fatto da CCS, che non sembra non sbagliare un colpo, anche se per conto mio, lo sapete, le proporzioni delle braccia sono eccessive, non ci stanno, sono troppo lunghe, contro un modello... Ma che cosa dice? Le braccia dei CCS sono sempre state troppo lunghe, ma tutti i modelli. Non fa mica ingegneria, no? Non è vero. No, non fa ingegneria, fa proporzioni. Dal punto di vista di ingegneria, CCS nulla da dire, assolutamente. No, perché dicevo, quelli che si iscrivono in ingegneria gli si allungano le braccia, no? Per quello che dicevo. Allora, di proporzioni, secondo me, sempre troppo lunghe le braccia dei CCS, ma sono prodotti diversi. Questo Great Mazin Kaiser contro questo Gurren Lagann, credo che Great Mazin Kaiser passerà il turno. Lei in maniera dice... molto... Sì. Secondo me sì, giornalista. Ray. Allora, guarda, sinceramente... Allora, qui il discorso è che Great Mazin Kaiser è fatto molto bene. A me il problema mio è che ho un po' stufato, ma non un po' stufato, queste rivisitazioni cattive dei Mazinga, stile CCS e via dicendo. Non mi danno più tanto, anzi me le trovo un po' dal Mazinger Zero, insomma, non lo so, quello andava bene, questo è veramente il Mazinga più inutile sulla faccia della terra, perché non serve il Great Mazin Kaiser, basta il Mazin Kaiser. E, non so che dirti, perché poi come modello effettivamente è superiore magari al Gurren Lagann, però io preferisco la filosofia del Gurren Lagann. E niente, l'ho detto, su Mazin Kaiser veramente inutile, secondo me Great Mazin Kaiser come soggetto. Piero Bruno ha letto nel mio pensiero e ha dedotto questa frase. Oddio, cosa sta dicendo ora Ray? Sto così, ce l'ho però ora è stanco così. Ray è stanco, ogni tanto ultimamente le mie imitazioni mi hanno stufato, ci siamo giocati Ray, faccia partire la sfida, giornalista, deve essere stanco. Giuseppe Carta dice ci siamo giocati Ray, e intanto io farei partire il sondaggio. 5, 4, 3, 2, 1, via. Allora, aria fresca, PK.
Ma adesso onestamente, tralasciando quello che ha detto Ray prima, CCS è una cosa spettacolare, onestamente, e oltre, anche solo prendendo l'Aragosta, come viene chiamata anche dietro, è una roba spettacolare, bellissimo. Scusate, ne approfitto per salutare Dragon's Computer, che scrive: Ray, hai preso un po' di Talofen, di la verità. Non so cosa sia. Comunque, diciamo, Gurren Lagann, come dicevo prima, è un qualcosa un po' fuori rispetto, giustamente, a tutti i mille Mazzi Gagetter che ci sono. Però questo Great Mazzi in casa della CCS è veramente una roba superlativa. Onestamente è enorme, bellissimo, dà un impatto incredibile, per cui io andrei su questo. Allora, intanto Dibbo scrive: Ray posa il fiasco. ma c'è qualcuno di illustre che ti dà ragione, potere robotico, sei messo benissimo, bravo. Ok, va bene. Koji, io sposo a questo giro sposerei il Gurren Lagann, ma non perché non mi piace il Great Mazinkaiser che guida, non mi ricordo più chi, in due pagine di un manga, quindi neanche l'opera completa, ma parlando del modello, sono veramente colpito dal Gurren Lagann e spero che il Bandai possa essere sullo stesso livello del Sentinel, quindi come modello voterei sempre per Hortomuso il Gurren Lagann. Bravo Koji, bravo. Voterebbe Gurren Lagann. Allora, dico la mia, non ho ancora aperto bocca perché tra calendari, tra tabelloni da aggiornare, foto, cose... Allora... Beh, ti sei spiegato con le tue prese per il culo, ti sei fatto capire bene. Parole forti. Non prendertela così. Tu sei il primo a taglieggiarmi. Allora. Il Mazinkaiser è un modello, il Great Mazinkaiser è un modello davvero eccezionale, cioè se fosse stato per me con stile potere robotico e avessi io deciso quale è il modello dell'anno, avrei detto il Great Mazinkaiser. Ma perché? Perché è un erede del grande Mazinga e il modello è tecnicamente il migliore sulla piazza, tecnicamente. Il fatto è che tecnicamente non basta, perché il Great Mazinkaiser è oggettivamente un signor nessuno. E quindi a livello emotivo, a livello empatico, a livello di ricordo, di memoria, il Great Mazinkaiser non dà emozioni. Però non bisogna dimenticare che dal punto di vista tecnico, e lo ripeto ancora una volta, è un modello pazzesco. Ryoma. Ma è vero, quello che lei dice è corretto, perché da un punto di vista tecnico è ineccepibile. Quando l'abbiamo tirato fuori dalla scatola, subito abbiamo detto wow. Poi però ci sono tanti altri fattori da considerare. Giustamente un signor nessuno, magari il discorso che facevo io prima delle proporzioni per me vale, e magari quel Gurren Lagann lì, che è fatto veramente molto bene, potrebbe fare lo sgambetto a questo pseudo modello dell'anno. Per ora pseudo, magari poi vince lui. Vero. Destron. Beh, innanzitutto lo dico subito, io sono di parte perché adoro il grande Mazinga, il mio robot preferito e tutte le derivazioni del grande Mazinga, per cui a me non me ne frega nulla del Mazinkaiser, però c'è questo qua che proprio prende le linee del grande Mazinga, a me piace. Avrei preferito il Mazin Emperor, sinceramente, che per me ricorda ancora di più il grande Mazinga, piuttosto che il Great Mazinkaiser, però è veramente ottimo. E io nella mia classifica del Destron Bot dell'anno l'ho messo al secondo posto, a me è piaciuto veramente tanto. Forse gli unici dati negativi che gli effect parts, queste cose qua, magari stanno poco, cioè non sono molto fisse, eccetera. Vero, hanno quelle pecche lì, però comunque lo trovo veramente un modello. Ray, voleva rispondere qualcosa, lei, l'ho vista. Sì, io volevo dirvi, che voi dovete ragionare, il Mazinkaiser
Gong. Mazing Kaiser normale è già l'evoluzione del grande Mazinga. Tu guarda la testa del Mazing Kaiser, lo vedi come c'ha le corna, quello è già l'evoluzione. Sì. Non è il Mazing Kaiser, non è l'evoluzione. Ma intendevo un'altra cosa, Ray. Intendevo un'altra cosa. Dal punto di vista del disegno, hai perfettamente ragione. Quando nacque il Mazing Kaiser, si capiva che nasceva da quello. Quello che credo volesse dire Destro, poi mi correggerà lui, è che nel manga è il grande Mazinga che si trasforma, si potenzia e diventa il Great Mazing Kaiser. Correggimi, Destro. No, 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 ma però. Il però se vogliamo il Mazing Kaiser, che c'è anche ancora lo Scrander eccetera, tutte queste cose qua eccetera, ma su molte linee, però viene un po' secondo me strutturato sul Mazinga Z più che sul grande Mazinga. Sarà un'opinione mia, lo vedo più una, secondo me è come se Mazing Kaiser fosse il padre di Mazinga Z e del grande Mazinga, quindi c'è un po' di tutte e due. Ci sì. Sta. Scusate, vi do vincitore. Vi do il vincitore. Il vincitore è il Great Mazing Kaiser della CCS con il 68% dei voti. Batte il Gurren Lagann della Sentinel con il 31% dei voti. Sondaggio completato con 176 voti. Allora, una cosa su questo tabellone, su questo risultato. Se noi prendiamo una vetrina e ci mettiamo dentro il Mazinga Zero della CCS e il Great Mazing Kaiser della CCS, abbiamo la più bella vetrina robotica che sia mai stata concepita. Di due signori nessuno, ma di una bellezza infinita. Questo è il mio modestissimo punto di vista. Vabbè, allora, andiamo avanti. Quindi, la seconda semifinale la vince il Great Mazing Kaiser. No, il secondo quarto di finale lo vince il Mazing Kaiser, che va in semifinale contro Baldios. Giusto? Aggiorniamo il tabellone. Comunque volevo dire a Simone Casazza che non posso più spegnere lo studio del giornalista perché ha cambiato qualcosina, altrimenti l'avevo già spento. Amaramente, tra l'altro, purtroppo non è che abbia cambiato qualcosina, ma è che è andata fuori, si è sbarellata la programmazione di Alexa e quindi non funziona più. Dovrò rifarlo e poi quando lo rifaccio ve lo dico, così vi tornate a divertirvi. Allora, è partita un'altra Alexa però da qualcuno di voi, l'ho sentita parlare. Io non ce l'ho Alexa. Allora, abbiamo una sfida che io non avrei mai voluto vedere, ma che Ray adesso ci spiega. Niente, mi sono immaginato questa sfida un po' come un incontro, un bel incontro di sumo tra il Boss Borot e il Getter One della Sky Studio. Però è una sfida che mi dispiace vedere, cioè a me dispiace vedere un vincitore tra questi due. Mi dispiace. Sono d'accordo. Li andrò a sollevare un attimo tutti e due insieme. Sì, facceli vedere vicini. Che ce l'ha un paranco? Sì, dovrò fare pesi per riuscire a mostrarveli. Eccoli là. Anche qui come si cade in piedi. Sono due capolavori, ragazzi. Uno più dell'altro, secondo me. Secondo me sono due capolavori. Guarda Ray, mamma mia come combattivo Ray stasera. Voi li sto vedendo vicini. No? Cioè, se prima potevo avere qualche dubbio, adesso me lo so tolto. Bravo. E tra l'altro è stato Ray a insistere così tanto per farmeli tirare fuori dalle vetrine e averli tutti qua di fianco. È bello vederli. È merito. Il mio avallo, però, giornalista, perché certo. Io e Ray ci siamo sentiti e ho detto al buon Ray di insistere su questo fatto. Sì. Intanto saluto Luca Signorini, a cui do anche un abbraccio, che è venuto tra di noi e scrive la sfida dei comprimari. Ma no, Getter One non è un comprimario. Non è un comprimario. Long One, che non conosciamo,
però ha un sopra un nickname molto carino che piacerebbe a Nezuko, penso. No, sbagliato. Chiedo scusa. Scrive Ray, lei si è alzato malissimo oggi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sono no, tutti... vabbè, ma la premessa, io l'ho detto che sono tutti i modelli che poi ti vanno a gusti personali. Sono tutti i modelli validi. Scrive Lady Gandalf, sono assurdamente belli. Lo sì. So. Lo so, lo so, lo so. E intanto io vado a completare il sondaggio. Allora, è arrivato anche Minigio, la sfida dei boiler. Grazie Minigio, lei è sempre prezioso. Ha parlato la mini caldaia a condensazione. Esatto. Getter One, Sky X versus Boss Boro. Eccoli qua. Eccoli qua. Versus Boss Boro. Intanto parlate, raccontate. Beh, questi sono due bei modelli. Vederli in questa parte del tabellone un po' dispiace anche a me. Naturalmente anche qui io ho un preferito, però devo dire che il Boss Robot mi ha stupito veramente tanto. Io non sono per il Boss Robot, non sono per il robot comprimario come spiegato anche in recensione, però questo veramente mi ha lasciato senza parole. Certo, questo Getter One è semplicemente meraviglioso. Quindi, gente a casa, fate il vostro dovere come si deve. E a questo proposito, 5, 4, 3, 2, 1, via il sondaggio. Allora, veramente ragazzi, io tante volte nei precedenti anni del robotto dell'anno sapevo chi avrebbe vinto e non solo, avevo anche una forte spinta a livello di tifoseria. Stavolta non so davvero chi potrà vincere, perché sono tutti modelli che per un motivo o per l'altro sono bellissimi. Adesso ne abbiamo due che meriterebbero il titolo di robotto dell'anno, senza se e senza ma. Boss è un capolavoro, il Getter è probabilmente il più bel Getter che abbia visto. Sì, il Getter è addirittura un trionfo di nuove tecnologie e il Boss Boro è un trionfo di qualità e di personalità, caratterizzazione. Sono due modelli stupendi. Ray. Allora, sono d'accordo con te del... comunque l'unica cosa è che il Boss, secondo me, veramente tra tutti i modelli stasera che ci sono, è quello più rifinito, più curato, secondo me, come oggetto, quindi l'oggetto più bello, se per sé. E... l'unico difetto, guarda, che gli potrei trovare, che comunque funziona, al 99% funziona, l'unica cosa, secondo me, la testa magari l'avrei voluta un po', forse una lieve rivisitazione un po' in linea col corpo, però per me è... insomma io voterei lui in questa sfida a malincuore, nel senso che pure l'altro ha i suoi punti forti e via dicendo, però la finitura, la realizzazione del Boss, secondo me vince. Posso chiederle, Ray, se lei ha messo le mani sul Getter? No, mai. Okay. Grazie, vostro onore. PK. Tralascio le mie considerazioni sul soggetto specifico, sono due spettacolari entrambi, però sono onesto, secondo me è fatto ancora meglio il Boss. Il Boss come realizzazione, verniciatura, articolazioni, tutto a livello proprio di realizzazione è fatto ancora, per quanto il Getter sia meraviglioso, il Boss secondo me è fatto meglio, per cui io sono più per il Boss. Koji. Qui penso che ci sia poco da dire, è abbastanza anche risaputo che in Giappone o comunque in Asia il Boss Robot sta facendo disastri positivamente. Ma anch'io, avendoli visti tutti e due, questa volta un po' più di corto muso, ma molto di più, sicuramente avrei votato il Boss Robot.
Pensate che la stessa tecnologia usata nel boss robot, quindi lo stesso inner frame, gli stessi scatti, eccetera, sono quelli di Topolino e Paperino della Blip. Bellissimo, guarda, anche quelli. Sono bellissimi anche quelli, in effetti. Rioma. Ma io mi sono già espresso, forse Destron manca, giornalista. Destron. Vabbè, grazie Rioma. Io sono sincero, non posseggo nessuno dei due, per cui avrei poca voce in capitolo. Va detto che con tutti i video che ho visto, i pareri che ho sentito un po' in giro, questo boss robot insieme al Great Mazin Kaiser sono due robot di cui non ho mai sentito parlare male l'anno scorso, cioè ne hanno tutti criticato in maniera positiva. L'unica cosa, se vogliamo, per chi colleziona robot, magari questo boss robot, che essendo tra virgolette un comprimario, anche se mi piace molto il boss robot, è fatto talmente fico, talmente bene, che non saprei, magari non saprebbe che Mazinga tradizionale mette lì vicino. Sta bene da solo. Sì. E questo un po', magari quello che lascia un po' spiazzato, se vogliamo. Ecco. Il prossimo, caro. Ma non sappiamo se Blitzway ci darà un Mazinga, un grande Mazinga, perché se ci desse un grande Mazinga con la qualità di questo boss, signori, ciao, io... Ma giornalista, questo boss robot di Blitzway, credo che Blitzway lo voglia affiancare proprio al Mazin Kaiser, anche se non è il boss della serie di Mazin Kaiser, però l'hanno abbinato così. Quello che spero, è per quello che spero poi in un Mazinga, in un grande Mazinga. Intanto però una rivisitazione, salutiamo Giampo che ci lascia. Giampo, come mai ci lascia? Vabbè. Quanto siamo di tempi? Finito adesso. Tu chi voteresti, Massimo? Boss. Bravo. Boss, ma proprio così, perché è boss. Ma non lo so. Allora, andiamo a vedere, perché non lo so, comunque, vince. Attenzione, attenzione. Vince Boss Robot con il 69% dei voti. Bene. Neanche con poco. Il Getter One 30%. Sondaggio completato con 181 voti. Le cose si fanno belle, si fanno interessanti. Si fanno interessanti. Ma vuoi fare magari un mini incontro di sumo con i modellini giocando un po' e noi ce lo gustiamo e fare tutte cose? Ray, scusi, ma si immagina se per caso fosse uscito un Pegas quest'anno? Cosa sarebbe stato? Qualcosa di inimmaginabile. Vediamo che lo faccia. Tanta roba. Ha vinto il boss robot. Boss robot. Vediamo un po' se riesco a fare quello che mi avete chiesto. Allora, rimuovo qui. Ah, vuoi giocare, Massimo? Lei me lo stuzzica, Ray, scusi. Come giochi quando non ci siamo. Grande boss. Bravo. E ha vinto il grande boss, ha vinto il grandissimo boss. Che spettacolo, ragazzi. Sai l'effetto quando sollevi una latta di pomodoro? Quelle latte, quelle grosse. Quella grossa, da pizza. Sì. Va bene. Allora, vediamo quale sarà la prossima sfida. Braiger contro Danguard. Attenzione. E qui scendiamo un po' di più sul pianeta Terra. O al decimo pianeta, dipende. Però saliamo tanto a livello di soggetti. Beh. Allora, di fronte a due modelli versus costano di verso Braiger. Completamente agli antipodi sono uno con l'altro. È vero. Eccolo qui, io preparo il sondaggio, voi presentate la sfida. Beh, qui abbiamo ancora una volta due bei modelli. Due soggetti molto sentiti dal pubblico, perché Danguard è un simbolo, Braiger è piaciuto,
sono due modelli dalla tecnologia molto differente. Da una parte abbiamo il tentativo di modernizzazione dei modelli di POS Plus, che vuole renderli estremamente posabili nonostante la trasformabilità, e dall'altro abbiamo un modello che si rifà a un modello precedente come il GX di Bandai, solo fatto un po' più grande. Molto bello anche lui, però. E come abbiamo detto prima, c'era fame di Danguard e quindi hanno proposto questo Danguard che ha venduto tantissimo, ma c'era fame anche di Briger, perché il modello precedente era lo Yamato, che insomma era un po' sfortunatino come modello, molto attempato. Anche qui vedremo chi vincerà. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, via. È partito il sondaggio. Allora, dico la mia. Allora, Danguard, un modello di cuore. Un modello di cuore, già l'anno scorso ha vinto il Daikengo e l'ha vinto per il cuore. Un modello che tutti amiamo, il Danguard è nei nostri ricordi. E soprattutto di Danguard non ne avevamo perché il Soul of Chogokin era molto raro e molto costoso, e il bellissimo Yamato Ryoma non è sfortunato, è bellissimo. No, è il Briger di Yamato. Ah, il Briger di Yamato, sì, 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 quello era sfortunato, sì. Il Danguard di Yamato ha delle cifre da follia, per cui arriva il Danguard King Arts e pur essendo un oggetto economico, perché io continuo a reputarlo economico e non perfettamente aggiornato, cioè con delle pannellature aggiunte un po' a casaccio, con dei puntini, con delle virgolette sulle spalle, delle cose un po', però con un impatto scenico in vetrina immenso, e soprattutto ha fatto felice tantissime persone. Dall'altra parte Briger, modello invece inappuntabile, il perfetto compitino di POS Plus, un robot però sicuramente meno amato, per quanto fatto con una qualità che il Danguard si sogna. Ray? Allora, sono d'accordo comunque più o meno con quello che hai detto. Unica cosa, io sinceramente darei il mio voto al Briger, perché comunque io ho lo Yamato e diciamo tra virgolette anche se questo magari può essere anche meglio, anche come sculpt e tutto, però un po' rivisitato così, l'avrei preferito se l'avessero fatto in stile classico senza andare a copiare il GX. Sicuramente vincerà Danguard, però secondo me non lo so, io preferisco Briger di questa sfida, okay. Però io Danguard è soggettiva la cosa, sì, sicuramente. PK, ma quello che diceva lei prima, giornalista, nel senso che la gioia, cioè i modelli devono darci gioia, avere il Danguard in vetrina mi ha dato una gioia immensa quando l'ho visto, tralasciando tutti i particolari, pannellature, realizzazione, cose che si potevano fare meglio o evitare, però visto posato in vetrina per me è veramente uno spettacolo, è possente, è grosso, massiccio, molto posabile, spettacolare, per cui visto con l'emozione di quando uno se lo vede posizionato e messo bene in vetrina, io vado per il Danguard sicuramente. Ryoma? Sì, sì, io mi sono già espresso, forse Destron o Koji. Koji, dobbiamo sentirlo. Koji, vabbè. se vuole. Briger, basta, passo la parola a Destron. No, beh, spieghi perché. No, vabbè, se devo parlare del personaggio è ovvio che voterei Danguard tutta la vita, ma se devo parlare del modello, per me vincerebbe Briger, ma senza neanche aprire il libro, ecco. Allora, ragazzi, lo so, anche per me, io sono stato il primo a sottolineare i difetti di questo Danguard, ma il cuore non mi permette di votare Briger. No, ma giornalista, poi guarda, ripetiamo, solo un secondino,
per quello per cui, a cui era venduto, cioè poco meno di 200 euro, ma ovvio che tutta la vita è un grandioso modello, però in generale secondo me il post plus sì. del Breiger è nettamente avanti, quindi parola destro. Allora, secondo me tutta la vita Breiger, ma proprio su questo non esiste, anche perché ho capito, so benissimo che in Italia, per quanto riguarda il territorio italiano, sicuramente Danguard è più famoso e molti aspettavano di più il Danguard, però una casa come Post Plus, no, scusi, come Kinghardt, che va a prendere, che non è una casa che fa KO, o una casa, voglio dire, che fa prodotti senza licenza, che mi va a prendere un modello già esistente e si basa in maniera un po' troppo pesante su quello, a me, ecco, non è che mi faccia più di tanto impazzire. Cioè, lo so che il cuore decide, no, tutto, ma l'anno scorso, ha vinto un robot, scusate, poi finisco, che comunque era molto coraggioso, perché era una realizzazione molto old style, piena di metallo, comunque fatto partendo da zero. Questo non è partito da zero, ecco, e mi sembra un po' strano per una casa comunque come Kinghardt, che tutto sommato... Mamma mia, quante vere queste cose che ha detto ora a destra. Mamma è vero, è vero, è vero. È tutto assolutamente vero, ha fatto una copia del infatti abbiamo messo un KO, tra i robot dell'anno, guarda Deo. Però è fatto con... È licenziato, quindi non può essere un KO. Però ma non è un KO, è un oversize. Però ragazzi... C'è il benzinaio che aveva scritto nei commenti prima, è un robot furbo. È un robot furbo perché è il robot giusto al momento giusto. E quindi questo ha fatto sì che Danguard, Kinghardt, vince con il 69% dei voti contro Breiger, Post Plus, 30%. Sondaggio completato con 180 voti. Quindi non è come quel 50% contro il 49% del boss. Qui ha vinto di gran lunga il Danguard. No, ma il boss... Posso fare una domanda a Destron? Sì. Mi sente, giornalista Destron, mi sentite? Sì. Certo. Sì. Giusto per perdere quei 20 secondi. E quindi il Dayoja? Bene, grazie. Il Dayoja la sua volta ne, ne riparliamo del... quando uscirà. Uscirà. Ah, ma cos'è? No, vabbè, ma avete capito a cosa mi riferivo, quindi però vedremo anche con lo Zambot se poi usciranno tutte queste cose che penso che usciranno comunque. Non è la serata. Speriamo. Però l'hanno annunciato, hanno fatto vedere anche il modello finito. Non è stato annunciato quando esce. Zambot, no, le date non sono ancora state rilasciate. No, perché lo Zambot, io dicevo in passato che probabilmente un DX papabile sarebbe lo Zambot, perché Bandai non ha fatto più realizzazione dello Zambot né ristampe, per cui qua in Giappone, nel mercato qua in Giappone, probabilmente vorrebbe un DX dello Zambot, ma non si saprà mai se la Bandai lo farà. Ma magari aspettiamo che guardi. Ok. Semifinale. Signori, prima semifinale abbiamo Baldios Sport Plus contro Great Mazin Kaiser CCS. Le immagini non sono subliminali, quindi il giornalista non ha messo il Great Mazin Kaiser in quella posa per invitarvi a votarlo. L'altro no, semplicemente vi posso dire, siccome ho fatto molta ricerca sulle immagini, vi posso dire che ci sono delle immagini del Baldios, tutte molto brutte. Cioè Post Plus, quando ha fatto le pubblicità e i volantini e i flyer del Baldios, non è riuscito, secondo me, a beccarlo. Sì. E comunque abbiamo Baldios contro Great Mazin Kaiser CCS. Vado a fare il sondaggio. Intanto il caro Rioma può presentare lo scontro, la prima semifinale. Allora, qui abbiamo uno scontro, l'ennesimo, tra titani,
abbiamo un bellissimo Baldios, abbiamo un bellissimo Great Mazin Kaiser CCS. Questa volta mi sbilancio da subito, senza troppi giri di parole, Baldios tutta la vita. Baldios tutta la vita perché era il modello che mancava. Viceversa, il Great Mazin Kaiser non era il modello che mancava. Avanti, avanti. Allora, dico la mia. Guarda, io sono d'accordo con Rioma, nel senso che anche se come modellino sicuramente il... cioè diciamo fatto meglio il Great Mazin Kaiser, quello che mi dà di più è il Baldios, quello che mi ha emozionato di più alla fine è il Baldios, nonostante tutti i suoi problemi, mentre l'altro, per quanto sia fatto bene tutto, è una rivisitazione, la solita rivisitazione di CCS, insomma. Il Baldios, cioè io dico grazie Post Plus che ci fa questi modelli comunque che mancavano della nostra infanzia e li fa cercandoli di fare più fedeli all'anime possibile, poi quando li metti in vetrina comunque fanno il loro dovere perché hanno dei colori accesi, dimensioni giuste, sono anche posabili, quindi comunque alla fine il prodotto è più che valido. E aggiungo le proporzioni, possiamo partire in tempo? 5, 4, 3, 2, 1, via il sondaggio. Esatto, Ray, e aggiungo anche le proporzioni, sono tutti sempre molto ben proporzionati, secondo me. Sì, giusto. Hai perfettamente ragione. Chi tocca? C'è il Baldios, adesso Massimo ce li fa vedere vicini. Eccoli qua, uno. La noia del Great Mazin Kaiser contro l'allegria del Baldios. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Ma se posso prendere parola senza essere stato... richiamato dal giornalista. Il signor nessuno contro il signor Baldios. No, quello sono d'accordo, però vedessi Baldios Robon, Baldios Robon, Baldios Robon, Baldios Robon. Fate ragazzi, parlare PK. Siete diventati troppo bravi. Grazie giornalista. Prego, PK. Stavo dicendo che sono d'accordissimo sul fatto che effettivamente Baldios c'è questo e non ce ne sono praticamente altri, qualcuno, ma e invece di Mazinga ce ne sono tantissimi, però il CCS secondo me è veramente come modello in sé, non dico inarrivabile, ma è veramente spettacolare, cioè con... appunto stavo dicendo quel drone da combattimento attaccato dietro una roba è pazzesco, e infatti io seguo PK e dico questo: uno è Baldios, per carità è Baldios, e quindi come nome rispetto a Great Mazin Kaiser non ce n'è, ragazzi, per come è fatto il Great Mazin Kaiser, saluti e baci al 99% dei modelli fatti fino ad oggi. Per cui attenzione, perché è una votazione molto difficile. È una votazione, se uno vota col cuore vota Baldios, se uno vota per il miglior modello di quest'anno probabilmente vota il Mazin Kaiser. È veramente apertissima questa sfida. Destron. Ma io non avrei dubbio, voterei sicuramente per il Great Mazin Kaiser. Fuori. Non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto. Mai immaginato. Ma io sono di parte, guarda, lo ammetto, forse poca voce in capitolo. Farà veramente una collezione solamente dei robot presi dal grande Mazinga, guarda, veramente. Cioè tu dici... Destron, che hai poca voce in capitolo, per quanto ti piace il grande Mazinga. Sì, perché è voto veramente col cuore, ecco, come certo. Si diceva votare col cuore prima per il Dangor, eccetera. A me il Great Mazin Kaiser, ripeto, il grande Mazinga piace un casino e tutti i robot derivati, e questo è fatto veramente bene, poi c'è veramente poco da dire. Koji.
Great Mazin Kaiser, Baglios ha fatto bene, non ritorno sul discorso del Pastelbarn, però il Baglios gli darò una possibilità in più quando sicuramente, perché mi ci gioco Nezuko, che faranno lo stesso discorso che è stato fatto col Goshen, quindi magari con una versione ritoccata dal punto di vista del colore. Ray sa di cosa sto parlando, abbiamo parlato recentemente, sì, magari di quello, e quindi solo per una questione, però dico, non, cioè, Great Mazin Kaiser, signori, rapporto qualità-prezzo, quello che può offrire, sì, veramente. Non ce n'è. Okay. E anche il grande asso, che andiamo a salutare, grande asso, chi l'ha smanazzato vota Great. Ah, ma sicuramente. Però io non so come stia andando il sondaggio. Io l'ho maneggiato tutte e due, però ti ho detto, poi a me mi ha stufato queste, cioè per me quello che fa fatto la CCS non è così bello alla fine della fiera. Giampo scrive: sono rientrato solo per dire che se perde il CCS non capite una minchia. È moderno, non votiamo noi, Giampo. Sì, a parte che noi lo votiamo, è meraviglioso, è meraviglioso. Giampo per osmosi pensa che siamo noi che votiamo, però non è che ci trebo niente. È meraviglioso, ragazzi, io ce li ho qui tutti davanti al naso e sono veramente bellissimi tutti quanti. Ma vedendoli vicino, il Baldios e il Mazin Kaiser, no? Sono due cose completamente diverse. È come confrontare il Gorgonzola con le fragole. È bravo, sono due cose, però non è, cioè, che sfigura il Baldios, secondo me. Sono due, cioè, cose diverse. Però, è un'altra storia. Sì, però ragazzi, il Mazin Kaiser è uno spettacolo. Cioè, andiamo a fermare il... Abbiamo forato 10 secondi. Andiamo a fermare il sondaggio. Attenzione, perché è sparito anche Rioma. Ce lo faccio. Ha vinto Baldios. Dove è andato Rioma? Non lo vedo. Chi ha vinto, Massimo? Ah, ci ha vinto Baldios. E dai, ha vinto Baldios con il 56% dei voti contro il Great Mazin Kaiser CCS con il 43% dei voti. Sondaggio completato con 185 voti. Beh, comunque, scusate se intervengo, ma su questo però secondo me aveva veramente anche un po' ragione Asso, nel senso che questo bisogna avercelo in mano, il Great Mazin Kaiser. E uno, sì, quando ce l'ha in mano si accorge la qualità e che pezzo è. Ragazzi, posso dire? Allora, questa è la differenza tra il canale dei robot del giornalista e gli altri canali. Allora, qui vota la gente, votano gli amici del canale, votano quelli che i robot li comprano, li giocano e... magari non sono collezionisti all'ultimo stadio, quindi non li vedono tutti e quindi col cuore è stato votato il Baldios e io lo rispetto, anche se personalmente avrei fatto vincere il Mazin Kaiser, Great Mazin Kaiser, perché è un erede del grande Mazinga e poi perché è bellissimo. Giampo scrive: ci avete i bruchi nel cervello, grazie, ma non è questo lo spirito del canale. Col cuore avrei detto Baldios, però, scrive Alessandro, infatti Asso ha vinto il Baldios. Io aspetterei Rioma. Koji, sì, può mandare un messaggino a Rioma, certo, per vedere se torna. Anche comunque, sì, in questo scrive, caso, giustamente, scrive Raffaele Pietro, certo, Ferraro, non ha stravinto nonostante l'effetto nostalgia. Ha stravinto perché appunto l'altro modello è comunque fatto talmente bene nel suo stile, nel suo coso, è il non plus ultra, diciamo. È vero. Quindi comunque il Baldios, signori, è in finale. Diciamo che era prevedibile, anche se per alcuni momenti ho pensato potesse non essere così. Anche io, cioè anche col Mazin Kaiser, anche col Mazin Kaiser Sky Studio poteva perdere. Sì. Comunque, sì, pure quello è un bel modello. Sì.
Baldios Pos Plus è in finale. Abbiamo la prossima sfida che è, vediamo se è tornato, no, non è ancora tornato. Io ho provato a scrivergli. Anch'io, ma penso di si sia scaricato il telefono perché non gli arrivano i messaggi, quindi no, infatti non risponde. Ok. Vabbè, speriamo che provate a scrivere a Max and Max se qualcuno ha il numero. Io non ce l'ho. Così? No. Provo a sentire, a vedere io. Va bene, allora, intanto che abbiamo fatto questo, io vado a prendere l'immagine della prossima sfida, che è alquanto curiosa, devo dire, perché è Bosk contro Danguard. Questione di cellulare, ha visto, ha risposto il nostro mitico Max Bus. Ah, vediamo. Quindi allora, Danguard verso Boss, una coppia, una strana coppia, devo dire, una strana coppia. Due robot fatti per lo spazio, ecco. Destro non è scritto a me. Destro larghezza. Ah, scusa. Allora, vado a preparare la seconda semifinale. Ray, vuole presentare questa seconda semifinale, per favore? Allora, la seconda semifinale è tra un modello, quello che abbiamo appena detto, cioè forse quello realizzato meglio, contro quello che è il re dei compromessi, come hai detto anche tu nella recensione, cioè comunque cioè il robot giusto al momento giusto per dimensioni, per quello, per l'assenza che c'era. Quindi diciamo è un robot che probabilmente ha fatto felici tante persone, mentre il Boss è un qualcosa di più, è un qualcosa pure difficile da collocare magari in una collezione, quindi comunque è proprio un oggetto quasi da prendere a sé stante. Però vero. Sono è tornato Rioma. Chiedo scusa, ho avuto un piccolo problema tecnico. Bentornato Rioma. Grazie. Allora, intanto faccio partire il sondaggio della seconda semifinale. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, via. Allora, boss, poi, due parole no, io. Scusa, ultima cosa che voglio dire sul boss, che come dici te è bello anche perché ci fa sognare e sperare che la Five Pro possa fare anche altri soggetti con questa qualità, magari più... È verissimo. Temo più Blitzway che Five Pro, però vabbè, va bene lo stesso. Va bene uguale. Ci siamo capiti. Allora, la strana coppia, perché abbiamo due robot che sono lontanissimi. Uno è un comprimario divenuto eroe, l'altro è una macchina, è un qualcosa di assolutamente diverso a quelli che conoscevamo come i super robot di Gonagai. E così come sono differenti i due soggetti, sono differenti i modi in cui sono stati realizzati. Quello di Blitzway è un vero capolavoro, quello di King Arts è il robot furbo al momento giusto, e che comunque non è da sottovalutare. Non è da sottovalutare perché io non mi aspetto che vinca Boss a mani basse, perché Danguard è, ripeto, quello che ha dato la possibilità a tantissimi di voi di avere Danguard in vetrina. Per cui è apertissima la cosa, sono due modelli veramente meravigliosi. Cioè, nonostante io proprio prediliga di gran lunga il Boss, non, cioè, può vincere tranquillamente il Danguard, perché può vincere tranquillamente perché mi rendo conto che per tante persone è stato proprio il modello fondamentale, cioè che magari proprio gli ha dato quel qualcosa in più che gli serviva per la collezione e via dicendo, quindi comunque ci starebbe tutto se vincesse Danguard comunque per certi versi.
Intanto scusate, ma c'è Z Mazinga che scrive: come si vota? Si vota con i sondaggi che appaiono nella chat di YouTube. E Paolo Muzzica risponde: si vota con lettera raccomandata, andata e ritorno. Ok, Rioma, Rioma, allora, secondo me? Sì. Allora, e qui la domanda da porsi è: ma se uno avesse i soldi per comprare l'uno o l'altro e dovesse scegliere, quale dei due dovrebbe comprare? Probabilmente è Vanguard. Perché? Il limite di Boss Robot è che è Boss Robot. Molto bello come modello, però il soggetto è Boss Robot. Vanguard è un pezzettone, è un protagonista del panorama robotico che è fermo lì nel tempo e nello spazio. Non avere Vanguard è un tema, non avere Boss Robot è un altro tema. Vero, però questo Boss apre la porta a un nuovo mondo di Blitzway 5 Pro per Mazinkaiser, Mazinga Z e eventualmente anche un grande Mazinga, ed è fatto in maniera impeccabile, cioè dimostra proprio come possono essere fatti bene i robot. PK. Io qua onestamente do un 50-50. Il Boss, perché forse assieme, come diceva il CCS, Great Mazinkaiser, è uno dei modelli fatti meglio in assoluto di quelli che ho visto quest'anno. Verniciatura splendida, è fatto veramente molto molto bene. Il Vanguard non ha le stesse caratteristiche, ma vi assicuro che per me non gioia per gli occhi vederlo in vetrina, è stupendo. Per cui do 50-50 in questo caso. Bene, Destron. Io invece, io il 100% al Boss Robot, sono sincero, anzi devo dire che mi tiro dietro un po' le antipatie di alcune persone, mi spiace, ma lo dico sinceramente, mi darebbe fastidio che vincerebbe il robot dell'anno personalmente questo Vanguard, che è un robot furbo, e andasse ad allinearsi a Daikengo, che è stato un robot molto coraggioso, nonostante con tutti i suoi limiti. Sono sincero su questo, Per cui, ma non è detto che vincerà. No, lo so, però che vada in finale mi darebbe anche abbastanza fastidio. Ok. Ma vi figurate il Mechadon di Jig fatto come questo Boss? Koji? No, dicevo, mancano 15 secondi, quindi aspettiamo che 10, 9... Koji, dica la sua, Koji, cosa ne pensa? No, vabbè, aspetta, Nezuko, può andare a schiacciare il gong? Che vorrei ricordare ad Alberto Lunghi che il gong mi è stato gentilmente donato dal giornalista e il suono è quello che è. Allora, finisce la sfida. Dico soltanto velocemente, tanto siamo fuori via, mai non si può più influenzare nessuno, che King Arts, investendo poco, ha fatto comunque un buon prodotto. Invece Blitzway 5 Pro, investendo molto, ha fatto un ottimo prodotto. Quindi, tutto sommato, si casca sempre in piedi. È ovvio che tecnicamente vince il Boss Robot, cioè senza né se ne ma. Eh sì, è già, ebbene sì. Ebbene invece, sì, e invece, il sondaggio è finito, vince la seconda semifinale e va alla finale Boss Borò della Blitzway. Ma dai, grande! Con il 76% dei voti. Mamma mia! Ah, però! Anche pubblico competente! Il Vanguard King Arts prende il 23% dei voti. Sondaggio completato con 186 voti. Signori, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. E io, pensate che a chi mi chiedeva, secondo te, non hai questa qua, non hai questa combo. Io no, dicevo Vanguard. Ah no, pensavo che non avevi preparato questa ipotesi. Ma secondo lei, okay. Mi lascio provare impreparato,
Guardi, Re, com'è anche più bello il Baglios, quindi aveva già preparato tutto. Avevo già preparato anche due foto diverse, se nota, perché sono diverse, sia quella del Baglios che quella del Mo. No, complimenti. Ed è quella per la finale. Signori, siamo arrivati alla finale di questo Lunga Notte. And the Oscar goes to... La sfida finale è tra Baldios Post Plus contro Boss della Blitzway. Vado ad aggiornare un po' di cose. E qui giornalista siamo proprio di fronte il bello e la bestia proprio. qua invece magari vince il boss con l'80%. Mi mancavano queste cose, io. No, il bello e la bestia, perché Baldios storicamente viene ricordato come uno dei robot più belli, e l'abbiamo detto anche in questa sera, mentre uno dei robot più buffi, la macchietta per eccellenza nagayana, è proprio il boss robot. Quindi è una sfida veramente inedita. Certamente qui comanda il modello, non il soggetto, anche se abbiamo visto uno dei parametri che tutti noi teniamo in considerazione è sicuramente il ricordo che si ha del personaggio. Questa è una bella lotta, non si esclude nulla, può darsi che possa spuntarla proprio il boss robot, chissà. Qui è un po' anche soggetto contro modello, perché comunque magari come modello il boss, abbiamo detto, è il numero uno, però come soggetto il Baldios forse è il numero uno. Però secondo me il boss è molto più amato di quanto si pensa. Ma in Italia non lo so, però. Il boss è molto più... E d'altronde anche sono la sfida fra i due piloti. Uno è il più bello della storia, cioè boss, e invece contro Maring, insomma. No, più antipatico. Diversamente bello. Era una battuta. Aveva la Frodia, l'altro invece... Era una battuta, giustamente. No, ma boss è molto amato, secondo me, anche veramente in Italia, per cui può anche farcela. Il comprimario, anche per simpatia, che per una volta arriva al primo posto. Vero. È capitato che distruggesse anche qualche nemico, eh? Sì. Quindi ce la potrebbe fare. Gli avevano anche messo i pugni del grande Mazinga al boss. Ah, è vero, sì. Progettati dal professor Tonga, se non sbaglio. No? Signori, sta per partire il sondaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Chi vincerà il robotto dell'anno 2023 tra Boss Robot di Blitzway e Baldios Post Plus? Ma giornalista, scusi, volevo chiedere una cosa. Se vince il boss, cambierà il nome della classifica non col robotto, ma col borotto dell'anno? Il borotto dell'anno, sì. Ci sta. Sì. Alla però devo dire che sarebbe una sorpresa magnifica, sarebbe una sorpresa magnifica, perché, allora, mi sbilancio stavolta, boss tutta la vita, perché Baldios ce l'ha fatta fino adesso meritatamente, ma zoppicando tutte le volte. Arrivati a questo punto, boss tutta la vita, perché è veramente qualcosa di diverso e splendido. Cioè, non c'è un appunto che io possa fare a questo boss. Non c'è nessun appunto. Ha personalità, carattere, cuore, è un personaggio che amiamo, e in più è fatto in maniera meravigliosa. Se vogliamo, addirittura Boss è ancora più famoso di Baldios. Anche se l'uno è un protagonista di una serie, l'altro è il comprimario più famoso di tutte le serie robotiche. Per cui io certo. Metto Boss fuori, davanti a tutti. Ray? Allora, io è una sfida veramente, veramente tosta. Sono comunque i due modelli che... per certi versi preferisco di quelli che sono stati in gara questa sera. Io, allora, guarda, il discorso è questo: se avessi la certezza che un giorno qualcun altro farà un Baldios, andrei proprio a bomba sul boss. Questo discorso, comunque, ho detto, se me ne devi levare uno, io ce l'ho tutte e due, me ne devi levare uno, forse ora
starei più male se mi levassi il Baldios, capisci che intendo? Quindi però come modello stravinci, cioè, io forse guarda direi boss. Comunque io darei il mio voto molto in dubbio, ma lo darei a boss. Ti strappi un pezzo di cuore. C'è un commento di Robots Kingdom, Artù, l'orario è tardo, le posso dire una cosa, Boss Robot l'ha preso troppe volte nel cu per pararglielo al grande Mazinga, per una volta merita la vittoria. Ah, comunque una cosa che mi fa piacere è che se che vinca uno che vinca l'altro sarebbe la prima volta per quanto riguarda il robot dell'anno sia per Post Plus che per Blitzway e meritano entrambe, meriterebbero entrambe come marca. Vero. Pick up. Posso Rioma? Rioma, vuoi andare lei? Rioma. No, è soltanto per completare. È la prima volta che... Ma noi l'abbiamo detto prima, quest'anno è stata un'ottima annata. Quindi che vinca l'uno, che vinca l'altro, per quanto mi riguarda è indifferente, sono veramente tutti belli, ma anche quelli delle semifinali. Scusa PK, non volevo... No, prego, Rioma. Allora, una nota fuori campo, volevo salutare Ponio, che è stato nostro ospite un paio di volte, che mi ha scritto che ci sta seguendo, quindi ciao Ponio. Grande Ponio, ciao Ponio. Dalla Scogliera, detto... no? Ci saluta. Allora, sono due case che effettivamente si sono poste sul mercato e stanno prendendo molto piede, sono due soggetti anche abbastanza fuori campo rispetto a tutto il resto, perché continuiamo a vedere effettivamente Mazinga, Mazinkaiser, Getter, eccetera, quindi sono anche due soggetti particolari. Allora, sotto l'aspetto prettamente, diciamo, un po' nostalgico sul fatto che ce ne sono pochi, Baldios è sicuramente un soggetto molto importante quest'anno, però il boss è fatto una realizzazione superlativa, quindi andrei sul boss. Koji, non faccia suonare il coso. No, tanto manca 1:20. Io invece volevo salutare calorosamente l'architetto dell'impero Yamatai, quindi Takeru. Grande Takeru, grande Takeru. È un piacere conoscere. Non grande mi esprimo Takeru. Più, tanto sapete già, vince Boss Robot, anche in Giappone ci insulterebbero se non vince Boss Robot. Probabilmente. Takeru, io spero che ci stia guardando, perché sta attraversando un momento difficile, come capita a volte nella vita, e sperava tanto di poterci seguire stasera. Gli va un abbraccio da tutto il canale. Destron. Innanzitutto tanti saluti a Takeru, anzi volevo dire, momenti della vita difficili li passiamo un po' tutti, anche io ne ho passati l'anno scorso, veramente momenti davvero devastanti, però sono ancora qua, sano in forze, per cui comunque se ne viene fuori basta avere solamente un po' di fiducia. Per quanto riguarda questa classifica qua, io tutta la vita al boss, sono sincero. Scusatemi, lo so che mi attirerò magari un po' qualche antipatia. I robot di Post Plus sono fatti veramente molto bene, complimenti, ma anch'io non so, non ho mai avuto un sex appeal su di me fortissimo, per cui sono sincero, a me più preferisco questo boss. No, se io fossi un professore e dovessi mi dessero il compito in classe di Post Plus, direi... Vabbè, tanto è uguale. Direi sì, non posso che dargli 10, però è stucchevole, cioè non farà strada nella vita, è troppo perfettino, non mi piace. Per me è più stucchevole, alla pure CCS sono stucchevole. No, sono due cose molto diverse, non è un compitino quello di CCS, è un lavoro di fantasia, di creatività, di estro. Caro Destron, invece, grazie di aver condiviso quello che hai condiviso, è una cosa che accomuna in un grande abbraccio tanti di noi. C'è anche Marco qui con noi, che anche lui sta passando un periodino mica male da un po' di tempo, ma ne usciamo tutti come da una tempesta di sabbia. Vedrete. Bene, andiamo a fermare il sondaggio del robotto dell'anno. Dove?
Attenzione, attenzione. Ma la tempesta, quella di Kafka sulla spiaggia, dicevi? Sì, 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 è quella di Kafka sulla spiaggia. Non ti ho sentito? Chi? Dopo che hai detto quella di Kafka sulla spiaggia, sì. Ti ho chiesto, appunto. Allora. Quindi allora. Tu voteresti boss, no? Chiaramente. Io avrei votato boss. Io avrei votato boss e in questo momento sarei molto contento. Giornalista, perché... posso uscire un attimo dal sentiero? Perché sennò dopo mi partono i 5 minuti anche a me. Sì. Io vorrei ricordare alle persone che un certo Votafa, che ha circa 1.200.000 utenti sul suo gruppo, viene visto settimanalmente da 50-60.000 persone. Quindi è ovvio che noi abbiamo quasi 5.000 iscritti, ma è ovvio che non possono essere tutti attivi e forse un decimo delle persone che ci seguono o sono iscritte al canale ci seguono realmente. Ho detto questo, quindi grazie. Hai fatto benissimo a dire questo, però in realtà c'è sempre qualcuno che protesta, urlacchia, si arrabbia, contesta... ma è la vita, è, in questo caso è anche la democrazia, perché noi facciamo votare voi proprio per questo, e quindi sono molto orgoglioso di potervi dire che il robotto dell'anno 2023 è Boss Borò della Blitzway, che vince con il 71% dei voti contro Baglio della Podcast con il 28% dei voti. Sondaggio completato con 189 voti. Signori, Boss è il robotto dell'anno. Ci sta tutto. Eccolo qui. Quindi una vittoria anche pulita rispetto ai numeri esposti. È una vittoria molto pulita, una vittoria netta, una vittoria forte, una vittoria decisa da tutti quelli che hanno votato con noi in questa serata del robotto dell'anno. È una bellissima, bellissima sorpresa. È un eterno secondo Massimo, che vince. Jimmy Ray. Ti ricordi che ti ho detto che io in questi giorni ho riguardato le puntate scorse, gli anni scorsi? Sì, sì. L'altro anno io ho detto 5 Pro ci ha già spoilerato il robot dell'anno e l'anno prossimo. È vero. Dio te ne renda merito, è vero, me lo ricordo. Che tu sia benedetto, Ray. Me lo ricordo è bene. Profeta. Bene, cosa dire, ragazzi? Cosa dire? Dico il robot dell'anno l'anno prossimo? Ma guarda, se vuoi te lo dico subito anch'io. Lo posso dire subito anch'io. Ray, Koji, Deltron, sparate. Allora, voi a casa ricordatevelo. Ok, io dico lo Shin Getter della Blitzway. Con Mosho. Non te l'aspettavi? Tutti concordi su questo? È altamente probabile. Sì. Vedremo. Per esempio, io non sottovaluterei il Gambuster di CCS. È bellissimo. Sì, il Gambuster di CCS bello. È tanta roba. No. Ma non ha lo stesso appeal come soggetto. Però no, quello lì è veramente bello, veramente. Va bene. Oppure perché no, un Grandizer U che sia un po' diverso da quello che ci hanno fatto vedere. Vedremo se e perché no? Comunque su Grandizer U, per il cartone animato e l'anime in se stesso, magari avere delle aspettative buone si può anche, perché hanno preso veramente un gold cast devastante, i soldi che arrivano dall'Arabia Saudita sono veramente tanti, per cui allora, rispetto al Getter Arc, che era fatto in economia purtroppo, si vedeva, questo Grandizer c'ha tanti soldi dietro. Ecco. Destron, secondo te quale sarà il robot dell'anno l'anno prossimo? Destron? Ma io non arriverà mai in questa classifica, però sicuramente la robot base di Diaclone, perché arriva al secondo posto. Effettivamente Destron hai ragione, quello tanto... La robot base, mi è arrivato il messaggio da Amazon Japan, mi arriverà il 29 febbraio. Sì. E il 29 febbraio faremo subito la recensione del Diaclone il Grande.
versione 2.0, il ritorno di Diaconel Grande, e anche quello può darsi che entri, per quanto, attenzione, potrebbe far parte di quella categoria di robot che vanno oltre e che quindi non rientrano proprio nei nostri ciò. Tipo Metastructor. Tipo Metal Structure. Però è più sul, invece è più su, anche il Voltron l'altro anno c'è entrato, ti ricordi quello Fight Pro, comunque quello è più su quella linea lì, magari Diaconel Grande, più su tipo Voltron Fight Pro. Cioè non è proprio però, extra, anche perché escono in due rate. Sì, diciamo. Per cui gli appassionati se ne comprano una rata, ci giocano per un anno e mezzo, poi gli arriva la seconda. Non è come il Sazabi volendo, ecco. Oddio, io il primo pezzo del Diaclone ce l'ho ancora scatolato, non l'ho neanche aperto, aspetto che arrivi la seconda. ragazzi, sono 2 ore e 21 minuti di diretta. I ragazzi a casa iniziano a essere un po' stanchi, per cui io volevo lasciare un attimo la parola a Rioma, perché a parte volevo dirti, Rioma, che ho apprezzato quel tuo puntuale intervento oggi in cui mi hai sostenuto e anche la puntualità dei contenuti che hai dato, che sono inappuntabili come sempre. Grazie a lei, giornalista, ci mancherebbe, lo faccio volentieri. No, la ringrazio per la parola che mi dà, perché devo dire una cosa difficile per me. Oggi io esco dal canale dei roboti del giornalista, in realtà il giornalista l'ha già comunicato su altre vie, in certi messaggi piuttosto che in certe recensioni, perché ai noi i miei impegni lavorativi mal si incastrano con il meraviglioso impegno del canale. Sentite la voce, sono un po' emozionato perché mi dispiace, e quindi io non posso far altro che ringraziare lei, giornalista, per questi 2 anni meravigliosi. Mi sono divertito veramente molto, ringrazio i ragazzi del team che mi hanno sostenuto, accolto, ci siamo voluti bene tantissimo, continueremo a volerci bene, e quindi ringrazio Koji, ringrazio Minigio, ringrazio PK, ringrazio Ray, chi sto dimenticando? No, tutti quanti. È stata una bella avventura, ci tenevo a salutarvi, quindi grazie per avermi invitato in questa bellissima diretta. Ringrazio anche gli amici degli altri canali, uno su tutti da Estron che è qui presente, ma anche i ragazzi della passione di Max, piuttosto che Max Bus, piuttosto che Potere Robotico, Viper Toys e quant'altri, non si offenda nessuno se non li sto citando. E quindi grazie, vi mando un caloroso abbraccio, rimango un amico del canale, così come una volta dalla platea sono salito sul palcoscenico per supportare, ecco che dal palcoscenico torno in platea. Quindi grazie mille, un grosso abbraccio a tutti. Rioma, io mi rendo conto che sia stato provante per alcuni versi, però qualche diretta ogni tanto io penso che... Io sono a disposizione, giornalista, senza... Penso che le possa fare piacere. Certo, assolutamente sì. A noi sì. A noi fa piacere, Rioma. Veramente. Grazie mille, ragazzi, volentieri. Va bene, grazie Rioma, un momento un po' strano, però vabbè, ci sta, la vita è fatta anche di questo. PK. Volevo solo dire che, come qualcuno ha letto magari nei miei commenti anche in questi giorni, che ringrazio appunto tutti per l'accoglienza che ho avuto nel canale, per l'opportunità che mi è stata data di conoscere persone splendide, di fare questa esperienza, questa avventura, tra cui anche Rioma. Ci siamo incrociati, però è stato uno dei primi che ho conosciuto insieme a voi, quindi grazie Rioma, spero grazie a te. Presto, comunque sempre benvenuto. Ecco. Grazie. Ma non intendo morire. Passo. Prego Koji. Io invece non ringrazio Rioma, perché io e Rioma ci sentiamo spessissimo, quindi per me Federico, perché lui si chiama Federico, come io mi chiamo Enea, visto che nessuno magari
No, no, non si può dire, rivelare. Vabbè, ragazzi, è normale che sia così. Sia, è una collaborazione che finisce, insomma, si è interrotta per un po' adesso sul canale dei robot del giornalista, ma comunque per me non è cambiato nulla, quindi cosa posso dire? È come per me non cambia niente, ecco, come se fosse sempre presente, quindi lui sa benissimo che quando vuole, quindi... Bene, io voglio dire un'altra cosa, dato che è il momento, sì, si chiama Enea, ognuno ha le sue sfide. Io volevo dire solo che io, PK e Destro invece ci chiamiamo proprio così. Sì, sì. Mio papà si chiama Empire, dico il cognome. Certo. Ci sta. Allora, volevo dire una cosa anch'io, dato che questo canale sta diventando una delle cose davvero più belle della mia vita, perché è buffo dirlo. E quindi ringrazio Potere Robotico, perché senza Potere Robotico non ci sarebbe stato nulla di questo. È nato tutto per caso, è diventato così grande, così... Devo dire davvero così grande, perché ormai quotidianamente io rispondo a decine di messaggi, decine di persone... che sono salite dall'essere semplici nomi su una lista di nickname a persone che io conosco, che apprezzo e che stimo, e con cui condivido parti della mia vita. Devo dire che è cambiato molto. Il canale dei robot del giornalista sta condizionando la mia vita, cosa che non pensavo che avrebbe fatto, e invece sta diventando veramente una cosa che... a cui tengo tanto. E mi fa piacere anche chiudere su una cosa. Koji e Nezuko sono per la prima volta o una delle prime volte in casa insieme. In casa insieme, ed è un'altra coppia che... diciamo che è cresciuta con il canale dei robot del giornalista e ha superato delle fasi di up and down e sta coronando un po' un punto di arrivo, cosa che mi fa un grandissimo, grandissimo piacere. Bene, allora chiudiamo con, non dico quest'anno, però vi auguro a tutti l'anno più bello che desideriate. E viva Boss Robot! Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta, anche perché si sono distinti come sempre per la simpatia dei loro commenti, per commenti sempre puntuali, giocosi, meravigliosi, educatissimi. Un abbraccio grandissimo a tutti, e tranne a Giampo, dai. anche a Giampo. E niente, vi lascio con un appuntamento al prossimo video del canale dei robot del giornalista, e viva Boss Borò. Ok.